Amici amicissimi, benvenuti a questo nuovo appuntamento estemporaneo, deciso qualche giorno fa, per tributare alla leggenda di Undertaker. Ovviamente io ho preso la parola inizialmente per presentare, mi presento io per prima, sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, ma ho raccolto in realtà l'invito che è venuto direttamente dal nostro Davide Draco, a cui do il benvenuto. Grazie per averci fatto immaginare di poter fare questa cosa che poi, come vedi, insieme abbiamo realizzato. Benvenuto. Ciao Stefano, buonasera a te, buonasera Fabrizio, buonasera a tutti quelli che sono già qui e quelli che arriveranno e quelli che recupereranno anche il tutto. E sì, in realtà questa è un'idea partorita io, ma così estemporanea, perché appunto ricordandomi che c'erano le Survivor Series e ricordandomi che l'unico vero punto di interesse di queste series che la WWE stessa sta pubblicizzando in modo insistente è che ci sarà Undertaker. E dato che Undertaker Series è un po' un binomio, in un certo senso, ho detto, ma 30 anni, parliamone. Abbiamo parlato di quelli di Jericho, parliamo di Undertaker. Hai parlato con quelli di Jericho soprattutto insieme al buon Fabrizio, che è qua sotto di noi, che in realtà controlla tutto dalla sua postazione. Ciao Fabri, benvenuto anche a te in questo programma. Ciao Stefano, ciao Draco, ciao a tutti. Di cosa dobbiamo parlare? Ma non lo so, ti è mai capitato di sentir parlare di un personaggio, diciamo personaggio, chiamato Undertaker, o come in realtà abbiamo cominciato a conoscerlo noi, perché in quel periodo c'era Dan Peterson come il becchino. Io semmai conoscevo un Kane di Undertaker. Kane di Undertaker, che fu il primo nome usato proprio dall'Undertaker e utilizzato poi nella storia contro Kane, il vero Kane, diciamo, che poi abbiamo conosciuto come Kane. La prima volta che si è presentato Undertaker, esattamente tipo fra qualche ora, 30 anni fa, che è stato proprio il 19 di novembre, se non vado errato, del 1990, e quindi insomma siamo veramente a ridosso di questi 30 anni che gli verranno tributati in qualche modo. Poi parleremo, ci arriveremo anche di quella serata fatidica che sarà domenica, capiremo un po' come vanno. Tra l'altro un saluto a Paolo, che come sempre è già lesto in chat, che ci domanda, era scritto Kane o già Kane? No, era proprio Kane. Kane di Undertaker. Non era scritto, ragazzi, è arrivato ed è stato presentato come Kane. Arrivato, è stato presentato come Kane, c'era scritto solo di Undertaker. C'era scritto di Undertaker. Cioè, ma se lo vai a cercare in giro, tipo se vai sui siti, quelli di Insider, eccetera, cioè anche per la pronuncia era proprio Kane, il Kane che poi è stato Kane. Quindi sì, era quella, già il concept era quello. Esatto. E quando andava di fretta era Harry Kane, ma questa è un'altra cosa. Chissà se ce l'avevano già in mente di creare un fratello fake e creare già una storia contorta. Chissà. Guarda, io ho studiato Polimar, tra l'altro. Harry Kane Polimar, esatto. Ho studiato un po' per arrivare qua abbastanza preparato e per una volta, devo dire la verità, sono contento di quello che ho studiato, diciamo così. Parto da un presupposto e da un concetto semplice. È difficilissimo che, non so, una squadra di calcio qualsiasi faccia un documentario che non sia di parte. È difficilissimo che una squadra di basket non faccia un documentario che non sia di parte, figuriamoci se una compagnia di wrestling, come tra l'altro la WWE, non fa le cose di parte. Ma qui c'è un ma grosso come una casa, anzi grosso come l'Undertaker, cioè qui non hanno niente da speculare, perché l'Undertaker è sempre stato lì, è un personaggio nato, cresciuto, sviluppato e a quanto pare morto all'interno della federazione. Quindi forse è l'unica volta in cui veramente possiamo parlare di una carriera documentata interamente all'interno della WWE, nella quale non ci devono far dentro. Cioè tanto le cose che dovevano raccontarci, che dovevano trapelare, sono già state raccontate e sono già trapelate. Quindi sostanzialmente il problema non si può. Questo è un po' quanto. Fake Dax, grazie mille per il follow, grazie davvero tanto. Peccato che tu non sei arrivato ieri sera avremmo bevuto, quindi questa cosa... Già.
il martedì sera beviamo alla taverna del wrestling italiano. Però può tenersi l'abbonamento pronto in caldo, perché c'è anche il doppio sorso. Certo, se lo facesse prima sarebbe comunque buono, ma comunque meglio tardi che mai. Può tenere l'abbonamento in caldo. Massimo acqua, se proprio. Acqua, siamo provvisti di acqua. Ma davvero, tutti e tre provvisti di acqua. Tra l'altro, visto che dobbiamo ancora cominciare, mi allungo a prenderlo, no? Ok. Cioè, fai bene. Tra poco riempiamo i veri indugi e cominciamo ad entrare un po' nell'approfondimento della questione. Dicevo che mi sono documentato in questi giorni perché la WWE ha fatto un'opera, credo, intelligente di marketing attorno all'Undertaker a questi 30 anni di carriera. Un'operazione che ovviamente poteva fare, prima abbiamo fatto un po' il discorso di Chris Jericho, no? L'abbiamo fatto per Chris Jericho, vuoi non farlo per Undertaker? In realtà Chris Jericho sono i 30 anni di carriera, una carriera vissuta in tante federazioni diverse, tante situazioni diverse. Undertaker è il personaggio Undertaker, perché la sua carriera era iniziata già qualche anno prima. Quindi stiamo chiacchierando proprio di un personaggio, non di un lottatore tutto tondo, anche se poi in realtà, diciamoci la verità, Mark Calloway è Undertaker, cioè 30 anni si fanno più che sentire, no? Infatti comunque è la cosa più importante che ha fatto. Ah, ma tra l'altro con una delle gimmick che ha interpretato, lui ha portato anche un po' di sé o comunque alcuni lati della sua vita, li ha portati on screen, quindi in un certo senso prendi anche un po' quella pelle, poi si creano anche le voci sul tuo personaggio, su come sei Michelle McCool che aveva paura di incontrarlo, di conoscerlo, alla fine ci si è sposata, quindi è normale che ti unisci, si fondono le due cose poi. Esattamente sì. E quindi la WWE ha fatto una serie di documentari, me ne sono andati a guardare uno su quello che è stato sostanzialmente il manager vero. Lui non è arrivato con Paul Bearer, ma è arrivato con Brother Love, ed è arrivato con un manager che all'epoca era già in fase di declino come manager, perché aveva talmente tanti ruoli nel backstage che non poteva stare veramente lì e quindi doveva potersi dedicare, e gli è stato dedicato, insomma, un personaggio che poi è diventato iconico, è diventato una parte, capito, molto forte di questa storia. Abbiamo perso Fabrizio, che rest in peace, Fabrizio. E, no, sta di fatto che sostanzialmente quello che è successo è che è stato aggiunto Percy Pringle, terzo, al personaggio Undertaker, ed è stato quello che lo ha elevato completamente, nel senso che un personaggio che parlava, aveva una mimica facciale e non solo, anche il modo di esprimersi, di esporsi con questo falsetto particolare, personaggione veramente della Madonna. Hanno fatto un documentario su di lui, me lo sono goduto, è veramente bello, un'ora, è su WWE Network, ragazzi, è facile, se avete il network, la gente qua, tra l'altro, vede Stefano e W Eat Podic, WWE Network dalla notte dei tempi, quindi ragazzi, non abbiamo più per fare. Anyway, quindi questa storia qui non è stata l'unica, hanno, diciamo, ritirato in ballo anche The Last Ride, che sto guardando, hanno tirato in ballo anche un extra di The Last Ride, e un'altra cosa interessante, che era una storia sui Brothers of Destruction, cioè proprio sul rapporto tra loro due, ed è bellissimo quello, perché si è masticato un po' di inglese, è davvero interessante, quello che succede, cioè i due vengono portati a Stanford, nel Connecticut, alla sede della WWE, e vanno in questo anfiteatro, si siedono uno di fronte all'altro e chiacchierano. Ed è una cosa fantastica, perché chiacchierano di quello che è stato avere l'uno e l'altro insieme. È stato bellissimo, e così ho recuperato un po' anche le storie, e vi posso garantire che la storia di Kane, di Undertaker, è tornata fuori, è tornata in auge in quel momento, ma in realtà non si era pensato inizialmente di fare quella storyline. Come sempre in WWE, e non è un'accusa, è una cosa che capita in realtà alla maggior parte delle federazioni, le storyline diventano storyline, si trasformano in storyline, agguantano lo status di storyline mentre le cose succedono. È troppo difficile pianificare una cosa del genere, anche perché, nota di colore, i due si erano già incontrati, Undertaker e Kane si erano incontrati alla Smoky Mountain e avevano lottato insieme uno contro l'altro, c'era proprio Undertaker contro una bomba,
o una bomber, una cosa del genere, si chiamava così Kane. Ed era stato un incontro veramente molto bello, tanto che quando poi è arrivato questo Glenn Jacobs, quindi Kane, in WWF, lo hanno mandato essenzialmente a un certo punto contro Undertaker, ma la gimmick che aveva lui era quella, non so se vi ricordate, del dentista di Jerry Lawler. Ed è stata una gimmick terrificante che si chiamava Isaac. Ma sei tornato? Ti ho detto anche Rest in Peace? No, ma lui è resuscitato, stiamo in tema. Sto controllando se il modem non salta di nuovo. Saltato il modem. Sono cose che capitano. Stavamo dicendo quindi che sostanzialmente quando è arrivato però era questo personaggio del dentista terrificante. Isaac Jacobs, credo. Isaac Jacobs. È una fusione col suo vero nome. Il Britt Baker prima di Britt Baker. E no, sostanzialmente quello che ha fatto è stato un incontro bruttissimo, veramente brutto, dopo il quale Glenn Jacobs è stato licenziato e poi è riportato indietro proprio durante questo discorso della gimmick di Kane. Però Glenn Jacobs in realtà non era né sotto contratto ai tempi del famoso Kane di Undertaker, né tantomeno si pensava di fare una storia del genere. È venuta comoda, perché comunque la WWE su queste cose, mentre non è bravissima probabilmente a creare le storyline lunghe, non più quantomeno, sostanzialmente è brava a ricordare dei pezzettini che vengono lasciati in giro e che le possono essere utili. In questo caso Kane the Undertaker è diventato utile in quel senso. Però Fabrizio, andiamo un pochino in quel periodo. Noi che nel bene e nel male lo abbiamo un po' vissuto, com'è stato l'arrivo, cioè la percezione che hai avuto tu dell'arrivo di Undertaker in WWF all'epoca? Ma la mia era stata, all'epoca, qua a Genova, fortunatamente riuscivo a trovare dei giornali di wrestling anche americani. Quando è stato presentato da Ted DiBiase, come suo compagno misterioso per la cosa, cioè, lì per lì infatti c'era stato il gelo sul... del pubblico, perché tendenzialmente non era uno conosciuto comunque, quindi a prescindere poi dalla gimmick che stesse portando, però lì ovviamente aveva fatto impressione, perché comunque arriva così uno che per la prima volta si vede che non patisce i colpi dei suoi nemici, quindi sembrava impossibile eliminarlo, infatti è stato eliminato per doppio count out poi di fatto, perché aveva portato via Dusty Rhodes lui, se non sbaglio. Però io avevo visto quella faccia, ho detto, ma quella faccia non mi è nuova. E avevo visto in uno dei miei giornali la sua cosa, quando era in WCW, la sua gimmick. E io per 2 o 3 mesi, avendo visto la sua gimmick com'era, e poi leggendo i risultati, cosa faceva, dicevo, sì, ma sto qua, che me lo fanno credere un invincibile, e non lo è. Poi, vabbè, ovviamente, meno male che mi ha rifatto credere. Però purtroppo, da un lato, la sorpresa ce l'ho avuta a metà. Perché senza volere l'avevo letto pochi giorni prima in 2 o 3 giornali. Purtroppo quelli ti ha un po' distrutto. Io invece no. E devo dire che insomma, c'è tutto un percorso per quanto mi riguarda. Io nasco sostanzialmente a guardare il wrestling con mio padre e guardavamo la New Japan, e quindi il mio eroe era Tiger Mask. Tiger Mask che quindi in quel periodo era assolutamente sopra i vari Antonio Inoki, era sopra Hulk Hogan. E quando sono ritornato poi un anno o due dopo il periodo di Tiger Mask a vedere, perché finalmente la WWF veniva trasmessa in TV su Italia 1 con Dan Peterson, sostanzialmente lì c'era già l'ombra di Ultimate Warrior. Prima avevo ancora il ricordo di Tiger Mask, che ogni volta che succedeva qualcosa speravo che arrivasse. Poi ho cominciato ad appassionarmi a personaggi diversi da Hulk Hogan, poi a un certo punto niente, arriva Ultimate Warrior, no? Come fai a ti fare Hulk Hogan se sei un bambino? Vedi Ultimate Warrior, cioè troppo sopra. Quando Ultimate Warrior comincia un pochino a stancarmi, arriva Undertaker. Quindi Undertaker ha trascinato via gli ultimi residui di farmi tifare per Hulk Hogan. Io non ho mai tifato Hulk Hogan. Non c'è mai stato un momento nella mia vita in cui io ho tifato Hulk Hogan. Una cosa di cui vado tendenzialmente anche fiero. Perché all'epoca vi garantisco che tutti quelli con cui parlavo c'era il tifo spasmodico per Hulk Hogan, ma veramente spasmodico, mentre io ero su altro.
Invece Draco, tu che sei un po' il giovane del gruppo, arrivi ad Undertaker quando Undertaker è già un grosso nome. Sì. Vabbè, sì, vabbè, ma allora per voi, ecco qua, questo abbiamo detto, ci sono punti caldi stasera, questo è un punto mio molto caldo, perché voi è normale che avete una visione, dici no vabbè, ma nel 2003-2004 ormai ha dato, specie come il becchino eccetera. Io invece, da piccolo, su Italia 1, come un classico, il cliché dell'italiano appassionato di wrestling, su Italia 1 nel 2003, vedere che poi in realtà, cioè, era Undertaker perché era ancora con i capelli corti a quell'epoca, c'erano ancora i residui dell'American Badass fondamentalmente, quindi a metà. Però vedere un personaggio del genere, quando tutto intorno comunque ci sono personaggi come Rey Mysterio, Kurt Angle, Eddie Guerrero, che nei modi, nel ringattare, nelle cose sono più pittoreschi, sono più espansivi, vedi uno come Undertaker e dici caspita, è unico. Quello che trasmette è unico, con l'entrata, con il parlare, con le taunt, è una cosa che non vedi. Quindi per me poi io non lo so in realtà perché, forse un po' anche per come sono fatto io in generale, per quel tipo di personaggio ho avuto sempre un input particolare, il motivo per cui anche quando poi dopo ho recuperato Sting in WCW mi sono appassionato subito, perché per determinate specie di personaggi sempre avuto un appeal particolare, Undertaker, anche per la cosa che veniva mantenuta, che quando lottava lui c'era un'aura mistica, proprio appunto quasi di invincibilità. Ormai, tra l'altro, nel 2003-2004, quello che soprattutto già era consolidato di lui era la streak a WrestleMania. E quando senti, no, per tanto tempo che ti bombardano con la cosa, una streak, un record in uno show grande, contribuisce ad alimentare un mito messo insieme a tutto il resto. Poi anche qua il marketing della WWE è una macchina efficientissima da questo punto di vista, quando ti deve vendere un personaggio che ti estardisce, lo fa molto bene. Quindi per me da piccolo era subito un mito, era subito appassionante, e negli anni poi è solamente cresciuto in un certo senso, nonostante poi, vabbè, gli ultimi anni magari ne parleremo più avanti, gli ultimi anni sono stati un po' controversi, un po' discussi, però per me, per tutto il wrestling che ho visto in 15 anni, un personaggio come lui non c'è, e soprattutto è impossibile che ci sia di nuovo, cioè è un unicum. Anche già solo il fatto, ecco, per esempio, differentemente da altri, non è andato fuori, non è andato altrove, non possiamo dire come funzionerebbe in un altro contesto, il che lo rende già unico di per sé. Ormai lui ha raggiunto quota 55-56, quindi non combatterà altrove, ma è certo. Intanto ringraziamo per il follow Facci TV. Oh, grazie. Spero di presentare in modo corretto, che ci saluta anche. Quindi buonasera anche a Leonardo, e ciao anche a Facci TV. È bellissimo. Non so come pronunciarti, però grazie. Facci il pollo a OrcoCan26. OrcoCan26. Già è un mio eroe, OrcoCan è il mio eroe. Allora, c'è anche Gree Rider. Buonasera Gree Rider. Io a questo punto, abbiamo parlato un po' dell'aura mistica e quant'altro. Io a questo punto vorrei parlarvi di una cosa però strana, particolare. Allora, The Undertaker è sempre stato The Undertaker, nel senso che fin dal giorno 1 lui ha capito presto di essere un personaggio che doveva in qualche modo alimentarsi, autoalimentarsi, e per poterlo fare doveva vivere un po', in parte quantomeno, la gimmick anche nella vita vera. E per quanto riguarda il vivere la gimmick nella vita vera, non immaginatevi uno che comincia a fare buche in giro e a buttarsi dentro delle persone, ma lui dice: ho cominciato a vestirmi di nero, ho cominciato a trattare in un certo modo il mio personaggio, andavo alle interviste ed era sempre completamente in gimmick, anche nei momenti in cui era più libero. A un certo punto si vede proprio in un estratto in un'intervista che si vede in The Last Ride, episodio numero 4, dove lui è lì, sta finendo l'intervista, fa: non ci sono molte altre cose da dire, ma immagino che la cosa che voi volete sentirmi dire è riposate in pace. Ed è stato bellissimo, perché in un lampo
in un'intervista una ragazza, una giornalista, gli chiede: ma tu sei sposato? E lui tranquillamente, così, di tablè, gli risponde: io sono sposato con tutte le creature della notte che mi seguono. Quindi c'è questa cosa, lui l'ha sempre, sempre, sempre vissuto. Poi a un certo punto c'è qualcosa che cambia, andremo avanti e indietro nel tempo, ragazzi, non preoccupatevi. Non è che facciamo dei salti temporali, però voglio coinvolgere Fabrizio, perché a un certo punto lui fa l'opposto. Cioè interviene nel 2001 l'uscita sostanzialmente di fatto dall'Attitude Era in modo definitivo nel 2001, quando si schioda completamente la guerra con la WCW, e lui restituisce qualcosa a se stesso, perché anziché rimanere l'Undertaker anche nella vita, comincia a diventare l'American Badass anche sul ring. Fabrizio, all'epoca la ventata di freschezza era stata identica alla ventata di freschezza che aveva portato nel 90 debuttando come Undertaker, cioè 11 anni dopo era veramente rinato un mito. Sì, perché comunque piano piano era arrivato in un periodo che stava cominciando a stufare e non riusciva nemmeno a restare un po' nei piani alti della federazione. E dopo che se ne ritorna dall'infortunio si sente Kid Rock riecheggiare nell'arena, e da Kid Rock chi ti appare Undertaker, che quello che non ti aspetti, cioè ti appare, che altro ti appare Mark Calloway, non ti appare tanto Undertaker presentato come Undertaker. Quindi lì se la prende subito, tra l'altro, con Triple H, quindi per far capire intanto cosa deve fare. E però per assurdo ha lasciato ovviamente più stupiti questo suo, chiamiamolo, debutto, perché l'altro, il primo vero debutto, era lo sconosciuto comunque, era il discorso della gimmick. E questo tutti comunque, quando tornava, quando il ritorno dall'infortunio, si aspettava che ritornasse Undertaker, non si aspettavano che ritornasse un Undertaker completamente cambiato, quindi nemmeno a metà, no, un altro, come se gli avessero dato un altro nome completamente, lui che parla bene, cioè non senza il boccione del becchino. Ed è stato molto più d'impatto quello rispetto al suo debutto vero. È vero, devo dire di sì. Mentre invece sarebbe una domanda interessante, ma a cui risponderemo in parte ora. Non credete che gli ultimi anni di Undertaker abbiano in qualche modo rovinato il suo ritiro? Allora, se lo guardo così, sì. Se io guardo adesso i match che ha fatto, sì. Ma c'è della stride. Io dico sempre che mi fa molta tenerezza vedere chi non riesce mai ad addentrarsi veramente nelle ragioni che spingono le persone a fare le cose. Cioè, mi fa molta tenerezza, perché poi mi chiedo: ma la volta in cui sarò io a fare una cosa ricca di ragioni alle spalle, ma che non voglio magari annunciare ad alta voce, come verrà presa? E allora cerco sempre le ragioni nelle cose. Il motivo per cui io seguo il wrestling, nonostante sia predeterminato, ci siano delle storie scritte, personaggi che non corrispondono poi alle persone, è proprio perché voglio vedere come me le raccontano le storie. Avevo molti dubbi su Undertaker, davvero tanti. Il problema è che poi ho visto questo documentario e il problema grosso è che lui si è rivisto in quello che doveva essere il suo ultimo match contro Roman Reigns. E ragazzi, dopo 27 anni di Undertaker, fare un match così, che lui si riguarda e dice: che schifo, non me lo posso permettere di chiudere la carriera così. E poi da lì alti e bassi, molti bassi dovuti probabilmente alla non continuità sul ring. Caspita, doveva chiudere in un altro modo. E forse rivaluto non la qualità del match che mi ha fatto cagare, mi farà cagare comunque, sempre e comunque, il cinematico che ha fatto WrestleMania quest'anno, ma mi ha fatto schifo, però lo rivaluto dal punto di vista del tipo di chiusura della carriera. Perché comunque quell'Undertaker è stato l'Undertaker mix perfetto tra le sue due gimmick, veramente ha chiuso in parte come doveva chiudere, cioè il ritorno vero dell'American Badass,
e ha tolto Undertaker non appoggiando un cappello in mezzo a un ring, ma lo ha tolto combattendo di fatto l'ultimo match come Mark Calloway, il becchino. E io credo che quella sia stata una chiusura degna. Peccato per il match. Però l'ho vista così, e credo che le intenzioni debbano essere raccontate sempre a un certo punto, non magari mentre stai, non mentre stai facendo le cose, però in retrospettiva sì. L'importante è che questo documentario sia uscito dopo, mi ha concesso di capire il perché questo reiterare e la difficoltà nel mollare qualcosa che comunque è la sua vita. Per cui io consiglio ancora una volta, cioè piuttosto fatevi per un mese il network della WWE, poi guardate un po' di roba, è importante, molto importante. No, ma poi quella cosa lì del senso di darsi a se stessi e alle persone una degna chiusura, dà un senso anche a determinate altre cose che sono accadute dopo il match. Grazie anche per il follow, Lev. Oh, grazie. 505. Grazie. Grazie, Lev. Cioè, in qualche modo dà un senso, perché per esempio, no, con WrestleMania è andata male un tentativo di fare qualcosa con una persona che tutto sommato è giovane, Roman Reigns non ha 40 anni, non è in fase di chiusura. Quindi, per dare una degna chiusura, si è pensato nel dietro le quinte di tornare magari a creare qualcosa, dici, no, ma Undertaker contro Triple H sarà una sicurezza, Undertaker contro magari persone più navigate, eccetera, darà qualche garanzia in più. Purtroppo non hanno funzionato neanche quelle. In realtà lui ammette anche che a Crown Jewel, cioè, non era neanche nel mood proprio suo mentale ideale a causa di un lutto, comunque un problema che non ha meglio spiegato, non ha sviscerato, sempre in The Last Ride. E quindi, cioè, ci possono essere una miriade di situazioni, la maschera che improvvisamente si inizia a staccare, un moonsault che va male, cioè possono accadere tante di quelle cose. E lì, tra l'altro, l'hanno detto, come dicevamo in fuori onda, del match di Crown Jewel, sono stati tutti e quattro quelli coinvolti molto obiettivi su quello che era. Shawn Michaels un filino di meno, Shawn Michaels sempre no, ma mi sembrava che le cose andassero bene. Però gli altri hanno detto, è stata una cagata, fondamentalmente. È normale, non si può chiudere in quella maniera lì. Con WrestleMania, secondo me, è stato ascoltato già anche un po' lui in vista di WrestleMania. Dalla WWE non me l'aspetto che improvvisamente mette da parte una macchina da soldi come il becchino e ex novo con una pandemia quasi in atto dice, ehi, dai, torna nelle tue vesti un po' più sciolte. Che poi è stato bello, o almeno per me è stato bello, il Boneyard Match, a differenza del Firefly Funhouse, che i brividi anche solo già solo a ripensarlo. Però il Boneyard è stato bello perché aveva comunque una storia, un senso, una struttura in qualche maniera. E poi Undertaker stesso, nei modi, Undertaker che parla durante un match, il becchino non lo può fare, Mark Calloway sì. Per me è stato bello anche per questo motivo qua, perché l'ultimo ricordo che avevo dell'American Badass era appunto SmackDown nel 2003, che però era ormai in fase calante. E tra l'altro Fabrizio ha raccontato del debutto dell'American Badass, che è stato iconico, è stato bellissimo. Il problema è che il ritorno del Deadman non fu altrettanto iconico, perché la WWE era già in periodo fan service, le cose le doveva far capire, quindi a No Way Out il promo dai Tony Cupi, No Way Out del 2004, promo dai Tony Cupi, Kane nel centro, Kane che l'aveva seppellito anche qualche mese prima, 6-7 mesi prima. Quindi tanti indizi erano qui e là. Io per fortuna ero bambino all'epoca, perché per me quell'entrata a WrestleMania 20 è iconica. Però ti bastano 6-7 anni che esce un DVD No Way Out del 2004, dici, ah, ma l'avevano pubblicizzata questa cosa di caspita. Però meno male che ero bambino, perché almeno fu iconico quell'entrata a WrestleMania. C'era un problema gigante, cioè io so che molti di voi non si rendono conto, ma nel 2004 io e Fabrizio iniziavamo già a vedere il declino dei ratings della WWE, e diciamo quello che sarebbe stato poi il problema di oggi. Cioè all'epoca la WWE faceva 4.2 di ratings, e quando faceva 4 di media, quando faceva 4.1 la gente si preoccupava. Oggi i ratings sono molto molto più bassi.
molto. E capisco che siano tendenzialmente preoccupati, capisco anche della paura che si prosciughino i ratings. E questa pandemia ha dato una bella botta, la WWE ne sta dando un'altra dall'altra parte, sta abbassando completamente il suo livello, l'abbiamo visto anche nella puntata di Raw, dell'ultimo Raw di 2 giorni fa, ha abbassato il suo livello e ha costruito cose che sono la copia delle cose che aveva costruito prima, e quindi abbiamo dei grossi problemi, grossissimi problemi. Ad oggi immaginarmi una cosa del genere come avevano fatto nel 2004 non lo immagino più, perché comunque si sono un po' abituati a vedere ratings che scendono, ma nel 2004 serviva per WrestleMania 20 una botta che non poteva darti nessun altro se non Undertaker, il ritorno del Pechino non poteva dartelo nessun altro, soprattutto poi per come era tra virgolette morto l'American Badass. E poi all'epoca, quando è tornato come Undertaker il Pechino, io e Fabrizio abbiamo visto una situazione già in declino per Undertaker. Cioè, noi nel 2006 abbiamo avuto un amico che ha cominciato a chiamarlo il Vecchino, perché sembrava molto vecchio. Nel 2006 ha avuto ancora uno stint da campione del mondo. Ok? Più avanti ha avuto, nel 2011. Ha vinto una Rumble per poi andare a vincere il titolo, quindi già che ha vinto una Rumble, che poi in realtà, vedendo quello che accade oggi, come soprattutto accade, perché poi i modi fanno sempre la differenza di come accade una cosa. Undertaker 42 anni si faceva il culo nel ring come uno di 25, e non è una cosa di poco conto, perché volare oltre la terza corda, over the top rope, come fa Kenny Omega adesso, farlo a 46 anni con la struttura fisica di Undertaker, cioè solo fiori dove cammina lui. E quindi, cioè, vedendo quello che succede adesso, che ne so, con una run titolata di Goldberg o cose simili, cioè paragonare con quello che faceva Undertaker, dici no, non è roba da vecchi, non... sì, però in realtà tu lo vedevi, noi avevamo sbagliato una era cosa, la gimmick del Walker Texas Rangers, era un misto che magari fatto. Noi avevamo visto sbagliato, l'ho capito guardando lo speciale su Paul Bearer. Quello messo male era Paul Bearer. Era veramente messo male in quel periodo lì. Stava molto male, ma molto, 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 vuol dire che era super sovrappeso, con tanti problemi, il lutto della moglie da poco, cioè c'erano tante situazioni terribili. No, il lutto della moglie, forse no, forse mi sto sbagliando con il fatto che hanno diagnosticato il tumore alla moglie. In ogni caso stava già a pezzi lui, e quello che è successo è che noi abbiamo visto Paul Bearer e non abbiamo visto un Undertaker che poteva fare qualcosa come Becchino per rimanere e sostenersi senza Paul Bearer. Ed è quello che poi accade a Great American Bash, cioè in storyline eccetera, creano questo allontanamento, e lì è una cosa, secondo me fanno una bella operazione, lo rendono già più fresh, lo fanno andare con i suoi piedi. Il match deve essere in main event, invece nel match Randy Orton contro Triple H, il match deve essere in main event 30, mi piace, ma penso che l'era PG ha tolto molto a quel match. No, secondo me no. No, per due motivi. Il primo, non è con la violenza che tu crei qualcosa con Undertaker, non gli serve a un cazzo, non gli è mai servita una cintura, non gli è mai servita la violenza estrema, non gli è mai servito niente ad Undertaker. Undertaker era over, punto. Undertaker mandava over, punto. Quello che succedeva intorno ad Undertaker era over, punto. Undertaker non può prendersi i main event di tutto il mondo e di tutte le WrestleMania. Una delle cose che io adoro di quello che dice un paio di volte, tra l'altro, all'interno di della Stride è questo: ogni volta che mi mettevano da un certo punto in poi nella card di WrestleMania ero felice di esserci, ma sapevo che stavo togliendo spazio a qualcuno giovane che a mio tempo io da giovane anelavo di andare a fare WrestleMania. Quindi è consapevole, cioè, l'intelligenza di Mark Calloway è oltre il personaggio di Undertaker, quindi non gliene frega niente di essere il main event. Tanto, come diciamo sempre io e Fabrizio ormai da mesi, il main event
è idealmente l'ultimo incontro, e lo è sempre stato l'ultimo incontro, ma alla fine, parliamoci chiaro, tutte le volte che finisce un pay-per-view, noi giochiamo a dire, ma qual è stato il match più bello del pay-per-view? E diciamo qual è stato. Non dico che tutte le volte non è il main event, ma quasi. Quindi, forse, il concetto di main event è stato il tuo incontro preferito di quel pay-per-view? Era il tuo main event. È stato l'incontro che quando ti è costruito meglio? Era il tuo main event. C'è da dire che nel dietro le quinte, secondo me la WWE in quella WrestleMania intese che aveva fatto una puttanata a un certo punto del match, a metterlo in quella posizione, perché lo dice tra l'altro Triple H stesso in The Last Ride, quando si parla dell'End of an Era, a un certo punto sta nel backstage con Randy Orton, e lì loro, cioè vabbè, si è visto negli anni in qualsiasi documentario che hanno fatto, nel backstage c'è una zona dove ci sono dei televisorini, da lì chi c'è va nell'attesa, guarda, sta lì. Triple H c'era con Randy Orton e si avvicina, glielo dice un po' a mo' di battuta, stanno tutti e due guardando il match, fa, siamo fottuti. Siamo fottuti, noi siamo alla fine, dopo un incontro del genere, siamo fottuti. Quindi secondo me lì ci fu un po' di... Però il problema, infatti poi rimediarono l'anno dopo, tra l'altro, l'anno dopo dovevamo farlo per forza. Il problema di quel del main event, di là che uno era l'incontro titolato, Triple H per il titolo in quel periodo è sempre main event, punto. Cioè, sì. Non possiamo dire tutto quello che vuoi, c'era Triple H per il titolo, basta. Sì, infatti sì. No, tra l'altro io azzardo una roba, la dico punto e basta, del Nord America credo di poter definire Undertaker il miglior performer di sempre. E le ragioni sono dentro al suo personaggio, l'unico davvero non solo in grado di evolversi, ma in grado anche di stravolgersi come American Badass e rimanere sulla cresta dell'onda, l'unico ad aver capito di dover rallentare i ritmi per poter fare incontri memorabili, per l'epicità dei suoi incontri e soprattutto per il fatto che voi trovatemi uno, un lottatore qualsiasi, quello che volete voi, che parli male di Undertaker. Uno che sia stato infortunato da Undertaker, a parte quella volta che ha cercato di ammazzare Hulk Hogan, ma poi io e Fabrizio ci arriviamo a quel match lì. Rendiamoci conto che stiamo parlando di quello che probabilmente, in senso assoluto, per longevità, per trasparenza della sua fedeltà alla WWE, per forza e per tanti altri motivi, quello probabilmente di Undertaker è stato il miglior performer del Nord America di tutti i tempi. Per la fama, perché ha sfruttato magari il momento dove il wrestling era super esploso, quello che volete voi, ma io la vedo un po' così. Draco e poi Fabrizio, cosa ne pensate voi di questa mia sparata? Beh sì, tendenzialmente sì, già solo se prendiamo ad oggetto la longevità della persona non è poco, cioè 30 anni portarli avanti non sono poca roba. Non solo Undertaker, secondo me, di là della WWE che ha fatto il lavoro che ha fatto dietro nel pubblicizzare il personaggio, già lui appunto l'ha interpretato sempre con una chiave molto sentita, e non è poco, perché per esempio vabbè, sono personaggi, adesso prendiamoli con le pinze tutti e due, cose completamente diverse, però Cody, quando era ancora in WWE, lui l'ha detto dopo essersene andato, Stardust ha un cattivo ricordo perché lui non era nel mood di portare bene il personaggio on screen, non ce la faceva lui, non era anche esattamente un bel periodo quello per lui, non ce la faceva lui, non che magari l'idea fosse completamente da buttare. Undertaker, per quanto lungo negli anni, è andato bene, è andato male alcuni feud, comunque sia, cioè dal punto di vista del come portare in scena una cosa, c'è sempre stato un tocco superiore, a differenza di altri, anche altri iconici, cioè l'Hulk Hogan dell'ultimo periodo della WWE è terribile, dai, pose fatte in un modo pessimo, la gente, gente anche che non voleva lavorare con lui, e quindi faide che cambiavano così dalla sera alla mattina. Stone Cold per esempio, Shawn Michaels, sono due di quelli che non erano proprio entusiasmissimi che ci fosse ancora Hulk Hogan.
Undertaker, mai una voce. Ultimate Warrior. Ultimate Warrior in realtà non l'ha detto proprio lui, l'hanno riportata questa cosa, quindi quando si riportano le cose può essere sempre tutto romanzato. Però Ultimate Warrior pare avesse un leggerissimo problema con Undertaker, ma non personale, a livello di chimica in ring, ovvero Undertaker all'epoca da giovane aveva questa cosa che per essere indistruttibile, per dare la parvenza di indistruttibile, non sellava, praticamente zero a quanto pare, e magari con atleti un po' più leggeri non era un problema, contro atleti un po' più pesanti come Ultimate Warrior era un problemino, e un giorno pare che Ultimate Warrior è andato da lui nel backstage a dire: ma hai un problema con me? Perché non mi accompagni, non mi segui, no? Però non è un problema personale, quella è una cosa comunque che si può risolvere, ci si lavora. Quindi non c'è paragone, non c'è paragone. Poi possiamo dire anche altri nomi, leggevo dalla chat, vabbè, Roberto ovviamente scherzosamente dice Hulk Hogan. Però, ripeto, di Hulk Hogan anche, cioè, li possiamo mettere a paragone tranquillamente, ne parliamo, ma non c'è paragone. Anche perché Hogan era anche poco propenso, in qualche maniera, a rinnovamenti, fosse solamente stilistici. Quindi, insomma. E beh, lui se l'è scelto il rinnovamento stilistico. Eh sì, la barbetta tinta, abbiamo fatto questo. L'NWO e altre cose, se le scelte proprio. No, ragazzi... Fabrizio, però noi vogliamo capire un po' di più cosa ne pensi in realtà della mia affermazione. Dal punto di vista della longevità sicuramente, però se devo andare per la storia del wrestling, per quanto non mi piaccia dirlo, io dirò sempre e continuerò a dire Hulk Hogan, ma non perché è stato il più bravo. Cioè, il wrestling come lo conosciamo è cominciato grazie a Hogan, che sia una cosa che l'ha creata la federazione o no, ma c'era lui a interpretare il personaggio. Quindi se ci fosse stato come doveva essere Orndorff, abbiamo dei seri dubbi della riuscita di quella gimmick lì. C'è riuscito. Poi tantissimi sono meglio di Hogan, chissà quanti, compreso Undertaker. Però purtroppo il livello storico, adesso nel 2020 la gente ovviamente dirà più Undertaker, quello che forse, perché non ha vissuto il Hogan. Allora, quello è un dato di fatto. C'è da dire una cosa, però, c'è da dire una cosa vera, che Undertaker, nel bene e nel male, ha battuto tutti quelli che se ne sono andati in WCW ed era lì ad accogliere tutti quelli che sono arrivati dalla WCW in tutto il periodo guerra, cioè lui con la sua fedeltà, ma anche grazie al suo personaggio, cazzo, ci sono state delle storyline incredibili con lui, storyline più bella di tutti i tempi, probabilmente vista in TV in WWF e a mani basse in WWE, a mani bassissime, Undertaker e Kane, ma non Undertaker e Kane fino all'arrivo di Kane, non fino al terzo match, non l'inferno match, ma fino a quando i due sono stati possibilmente uno contro l'altro fino a WrestleMania 20, dal 97 al 2004, cazzo, quella è una storia lunga, 7 anni, che tu lo voglia o no, sono 7 anni di storia, presa, ripresa, mollata, Brothers of Destruction li hanno dovuti dividere perché era impossibile, la gente diceva, cazzo, sono enormi, hanno i poteri, sono paranormali, sono... come cacchio facciamo a farli perdere? No, ma poi comparati anche ai team che c'erano all'epoca, vedevi magari gente un po' più smills, cioè, ma anche se mettevi i due un po' più grossi dopo di loro, sfiguravano un pochino, anche che ne so, i match che hanno fatto contro Triple H e Stone Cold Steve Austin quando facevano la Two Power Trip, cioè Triple H e Stone Cold non è che sono magrolini, però contro loro due sfigurano, quindi farli stare in coppia è dannoso proprio per la categoria in sé per sé delle coppie. Non può essere credibile che due del genere vengano messi giù, uno, due, tre, senza che accada qualcosa. Però sta di fatto che quella è stata la storia più bella, più longeva, anche lì un'altra cosa di longevità, no? Un'altra storia bellissima, Fabrizio se la ricorda forse meglio del sottoscritto all'epoca, ma Hulk Hogan contro Andre the Giant. Contro Andre the Giant per iconicità, per tutto quello che volete, è durato un anno e mezzo,
e comunque ha avuto un incontro formidabile, uno, il resto no. Quindi in realtà penso che Undertaker possa prenderselo quel ruolo, poi è opinabile per altre cose, sicuramente non ha portato il wrestling nel mondo iperscrutabile, alle altezze impossibili a cui è arrivato grazie ad Hulk Hogan. Però Hulk Hogan ce l'ha portato in un periodo in cui in giro c'erano gimmick, un po' così, stiamo parlando di gimmick quantomeno rivedibili. Undertaker ha trasportato il suo personaggio in tutte le epoche che ha vissuto, è arrivato nell'era gimmick, se ne sta andando adesso nell'era shitting, che alla fine fa cagare questo periodo. Tra l'altro, quando c'era una concorrenza anche di personaggi, che appunto l'attitudine era finita fondamentalmente, quindi personaggi un po' più pittoreschi iniziavano a fare solamente comedy, mentre invece quelli più concreti erano personaggi proprio più solidi, impostati in modo appunto più concreto, come Kurt Angle, per esempio, era un asso di SmackDown, perché l'eroe olimpico, lo sportivo, l'atleta, è una cosa molto più rivedibile, no? Come normale. Quindi ci sono cose che trascendono un pochino dai personaggi, no? Undertaker è una persona che trascende per tante cose. Qui Gary Ryder forse non c'era all'inizio quando l'abbiamo parlato, ma Undertaker non è passato per un periodo nella WCW in quel periodo. Ho fatto prima la WCW e poi la WWE. Prima di diventare Undertaker, Mark Calloway è arrivato come qualcosa, non mi ricordo neanche come si chiamava all'epoca, ma è stato pochissimo. Perché poi Min Mark Callos, se la memoria non mi inganna. E poi Texas Red era prima ancora un'altra cosa cringissima. Prima era una federazione texana, poi WCW. Rocky Mountain. Tra l'altro era accompagnato da un personaggio in WCW, non per dire. Lui e Poleman, entrambi con i capelloni. C'era Poleman. Non mi ricordavo. C'è una foto bellissima. Poleman, tra l'altro, di faccia sempre uguale, quasi, più o meno. Però con i capelloni è stupendo. Più magro. Cambia soltanto il peso, Poleman e i capelli. Esatto. Poleman è lì, è fissato nel tempo. Peraltro, quindi, insomma, abbiamo parlato di un po' di cose che riguardano il personaggio. Ora, Fabrizio, abbiamo due cose da raccontare particolari. Io, dato che l'ho annunciata prima, parliamo di quella volta con Hulk Hogan. Cosa cacchio è successo tra Hulk Hogan e Undertaker? Tanto c'è il discorso, cioè, dopo un anno, è giusto alle Survivor Series, che quando quelli erano il periodo del Survivor Series dei 4 contro 4, era difficilmente si vedevano incontri di singoli, rarissimamente, e lì però avevano messo l'incontro titolato tra Undertaker e Hulk Hogan, e Undertaker un anno era riuscito a farsi l'aura dell'imbattibile, lo mettono contro Hulk Hogan e grazie all'aiuto comunque di Ric Flair, che mette la sedia sul ring, con la Tombstone, Hulk Hogan non riesce ad alzarsi dal conteggio. E quindi è arrivato, di fatto, si è preso il titolo subito, senza sconfitte, senza niente, è preso il titolo. Quando tutti credevano che Hulk Hogan, nonostante la sedia e tutto, riuscisse ad alzarsi, perché all'epoca buttare giù Hulk Hogan era praticamente impossibile. Poi però, giusto, durò una settimana però il regno, perché riuscì a ottenere la rivincita. All'epoca, vabbè, in storyline il presidente della WWF non era ancora Miss McMahon, come proprietario presidente, avevano messo il presidente fittizio, che annunciò che la settimana dopo, due settimane dopo, non mi ricordo, in Taboo Tuesday, non Taboo Tuesday, mi viene in mente il nome simile, comunque il Tuesday era un programma Night. Tuesday Night, il Saturday Night l'avevano spostato al giovedì ed era Tuesday Night in Texas. Ecco, grande dottor Borsani, sempre sul pezzo. Bravissimo. E quindi, e lì ci fu la rivincita, anche lì in maniera non proprio pulita. Hulk Hogan riuscì a riprendersi la cintura buttandogli le ceneri della, comunque gli ha tirato l'urna, poi le ceneri dell'urna, gli ha fatto di tutto, è riuscito Hulk Hogan a riprendersi il titolo. Però la cosa strana
che è finito questo uno contro uno, e in teoria doveva esserci una bella proseguire, invece le strade di Undertaker e Hulk Hogan completamente separate. Cosa è successo, Fabrizio? Vogliamo dirlo? Vai pure. Allora, pare che le due tombstone che ha preso Hogan nel primo match, sia la prima che la seconda, dato dei dissapori, dato come veniva trattato Undertaker nel backstage da Hulk Hogan, le avesse fatte senza protezione e che quindi avesse fatto sbattere completamente il testone che crapa pelata di Hogan sul materassino, cioè sul ring proprio. E non è una cosa da poco, nel senso che le tombstone sono fatte bene perché non fanno male. Voi guardatele, né Kane né Undertaker hanno mai fatto del male a nessuno perché sono fatte in un certo modo. È veramente difficile che tu le vada a prendere male in quel caso, due addirittura la seconda, come raccontava Fabrizio, neanche proprio sul morbido, diciamo, della copertura del ring. Quindi Hulk Hogan è stato letteralmente bullizzato sul ring. E tra l'altro, insomma, noi parliamo sempre del fatto di, insomma, come deve essere il backstage. Ecco, Undertaker è uno di quelli che non si doveva fare incazzare, perché lui è veramente una persona valida, ma soprattutto adesso. Ricordiamo che la WWF lo ha aiutato all'epoca a uscire da una grave dipendenza all'eroina che lo disintegrava, e quindi non era la persona giusta da far arrabbiare, perché poi gli sbalzi di umore e quant'altro in quei casi sono abbastanza ghiaccianti. Quindi la potenza tirata fuori in quei due colpi avevano fatto parlare Hogan con la dirigenza, ovviamente, già era un periodo in cui Hulk Hogan veniva chiamato dappertutto, comparsate, telefilm, film, cose di tanti generi, modi e stili. Da lì in poi, insomma, presto sarebbe poi, tra l'altro, traghettato via nel 1993 e sarebbe poi arrivato in WCW. Quindi il resto è storia, però intanto Undertaker rischiò di ammazzarlo, di rendere infelice, come si dice in certi casi, il buon Hulk Hogan. Non so, che goduria, però. Allora, ripescare quell'incontro dopo anni, però, è una goduria totale, perché è particolare proprio. C'è Hogan che fa tutto lo smart jazz, usa il costume suo. Tra l'altro, avevano mandato ovviamente dei promo prima, dove Undertaker gli stava preparando la bara, gliela stava costruendo nel retro, e Hulk Hogan invece con il suo solito promo, porterò alta l'Alcamania per i bambini, eccetera eccetera. Quindi nel ring proprio due stili completamente contrapposti, Undertaker lo annichilisce su tutti i fronti, ma per tutto, non gli fa fare una segola. Hogan a un certo punto gli fa un big boot, Undertaker sta già in posizione verticale seduto, Hogan con la sciocca. E poi quella Thompson alla fine, infatti, troppo bello. Attenzione, perché Roberto arriva anche lui a gamba tesa. Hulk Hogan era un frignone nel backstage, però le Tim Ross, scritto nel libro, si lamentava sempre che aveva chissà quale dolore, invece voleva che tutti ci andassero piano con lui. Questa è una grande verità, ma c'è anche da dire una cosa: Hogan era veramente amico delle persone giuste. Ricordiamo che un giorno King rischiò di uccidere Brutus Beefcake, e l'avrebbe fatto, quindi siamo d'accordo, ma intervenne proprio Hogan e gli disse no, non puoi, perché non si può, non farlo, e a cui allora decise di non farlo. Quindi Hogan aveva anche delle buone amicizie, poi sappiamo... Tra l'altro Brutus e Barber erano dei suoi migliori amici, per davvero. Sì. Vince McMahon, parliamoci chiaro, vedeva ancora in Hogan il vero traghettatore di soldi nella WWF, sapeva di poter provare con Undertaker, sapeva anche di riuscire con Undertaker, ma sapeva anche una cosa, ormai era chiaro, era evidente: Undertaker non aveva bisogno della cintura. Cioè lì, ma lo capiva io no, perché ero bambino ancora, ma non aveva mica bisogno della cintura Undertaker, ragazzi. Quello è un personaggio che, se fra 10 anni, a caso, ma completamente a caso, in WWE sentiamo la campana che vanno giù le luci, io ve lo dico, e da qui a fra 10 anni non l'abbiamo mai più visto, io vi dico che ci viene a tutti quanti la pelle d'oca. A tutti. Quello è un personaggio che è
larger than life. Okay? Siamo oltre, siamo completamente. Altra cosa, Fabrizio, che volevo citare, che magari Dracula sa perché l'ha recuperata nel tempo, non è sempre stato sposato con Michelle McCool, il buon Mark Holloway. Sono dei problemi di tatuaggi. Esatto. A un certo punto la moglie di Undertaker gli dice: caro Mark, tu non mi dici mai che mi ami. Allora lui dice: vero? Va dal tatuatore e si presenta poco dopo in WWF con la scritta Sara sul collo. E ha campeggiato lì per un sacco di tempo, fino all'arrivo di Michelle McCool. Poi è bellissimo, perché in realtà probabilmente lui non era a posto con la moglie di prima. E sono cose che possono capitare, perché poi, vedendolo, ascoltando anche Michelle McCool, no, come parla di Undertaker, io onestamente, cioè in The Last Ride ho visto una coppia che si vuole veramente bene. Cioè al di là di... Le scenette in casa sono le migliori, secondo me. Sono proprio quei primi in casa. Non esiste il fake lì. No. Non c'è niente lì. Sono loro, punto. No, ma anche perché, tipo, fare il verso a tua moglie, se lo devi fare perché te lo impongono, dici, no, fate questa cosa, non ti viene naturale. Cioè, fidatevi, da uno che ha fatto teatro, anche se amatorialmente, non ti viene naturale. Ha avuto qualcuno delle vedere... moglie. Vedere Michelle McCool che si gira e Undertaker così, è una cosa bellissima, quindi, cioè, no, comunque, tanta roba. Mattia è convinto anche lui che probabilmente piangerebbe. Non lo nego, eh. Io e Fabrizio poi abbiamo raggiunto un'età in cui la lacrima si affaccia con il video del gattino che finalmente trova qualcuno che lo nutre, cioè, quindi questa cosa delle musiche, delle cose, ce l'hanno già po'. La lacrima. Io ho già la lacrima soltanto così. Stai immaginando Undertaker in un main event fra 10 anni, no? è già memorizzata che scende in automatico tra 10 anni. E il problema però del ci sono pochi lottatori che si possono permettere la musica, che anche a distanza di anni, millenni quasi, il pubblico salterebbe. Due li abbiamo nominati parecchie volte, sono Undertaker e Hulk Hogan in America. Cioè, noi ci dobbiamo mettere in testa degli Stati Uniti. Quando parte America, è delirio totale, assolutamente. Ma anche per noi, alla fine, in modi diversi, ma anche per noi, dai. Un altro era Dusty Rhodes, che purtroppo non potremmo più vederlo tra 10 anni con la Demson. Un altro era Dusty Rhodes. Come diceva Ric Flair, il più tifato è Hulk Hogan, ma la gente si fa i chilometri per andare a vedere Dusty Rhodes lottare. Ma non lo diceva per scherzo, era così. In America era così. E un altro, anche lui, che non sentiremo mai purtroppo la sua musica, è Ultimate Warrior. Un altro che, se si sentisse riecheggiare la musica, la gente esplode. Sono questi quattro. Poi, per carità, ce n'è tanti, ci sono i vari Shawn Michaels, Triple H, niente da dire, però ci sono questi quattro che hanno qualcosa che è rimasto dentro al pubblico in una maniera o nell'altra. Ma basta solo paragonare i pop. Basta paragonare, prendete anche già solo WrestleMania, provate a paragonare un pop quando entra Undertaker con quando entra Tizio X. Vedete che c'è comunque sempre una differenza di decibel, non da poco. C'è magari per Triple H, però per l'Undertaker parte proprio quello delirante. Io mi ricorderò sempre, ero a WrestleMania 8, sì, mi sembra WrestleMania 8, quando... ci fu il ritorno di Ultimate Warrior. Non mi ricordo un boato così grande del pubblico, né non l'ho mai più sentito. Appena si è sentito il primo tune della sua demo, che poi era soltanto comunque degli accordi, non era una canzone, e quel boato lì non mai più sentito, era esplosa letteralmente l'arena, ed era stato fermo quanto un anno più o meno, perché aveva avuto tutti problemi contrattuali poi. Sì. E lì entriamo veramente, però Undertaker è in quella leggenda lì, cioè non c'è un cazzo da fare. E la sovraesposizione mediatica, metteteci tutto quello che volete, metteteci che un Dusty Rhodes in circostanze diverse sarebbe stato maggiore, non lo so. Io so che al momento non si può annoverare nessuno
superiore ad Undertaker su molti, molti aspetti del business. E fa abbastanza sorridere e un po' male pensare che è finita, anche se in realtà, io devo dire la verità, volevo che finisse molti anni fa. Io, dopo la fine dell'American Badass, il ritorno di quell'Undertaker lì, speravo, non dico proprio nel 2004, ma to, massimo nel... non lo so neanche, però a un certo punto, dopo poco, potevano farlo finire lì. No, più che altro col fatto che poi è durato tanto, hanno sbagliato i tempi. Cioè, per carità, l'epoca è stato un successone, però allora ho sbagliato i tempi dell'American Badass. Doveva finire come American Badass, perché doveva finire come Mark Calloway e come Undertaker. Il ormai problema era che... durato così tanto, perché poi non potevamo sapere che durasse fino al 2020, quello, perché credevamo si ritirasse 10 anni prima, quindi figuriamoci. Il problema è che c'era la parte della streak che non era una cosa da poco da risolvere. E tra l'altro non a caso la stride parte con The Streak. Correggo questo commento, ma più che altro per soltanto perché io e Stefano, che sono degli squadri vecchi, li abbiamo vissuti in maniera diversa. No, non era quello. Quello era una cagata, tra virgolette, della WWE che ha voluto mettere End of an Era. Il momento perfetto sarebbe stato l'incontro quando è tornato contro Kane. Quello sarebbe stato l'incontro perfetto. Sì. Ah, proprio senza mezzi termini, poi ovvio, per carità. Certo. Dire End of an Era è stata da paraculata da WWE per vendersi ancora di più verso il meglio. Sì, che poi non dobbiamo confondere, ecco, attenzione, non dobbiamo confondere, che poi qua sicuramente adesso parte un altro commento in risposta ancora, dobbiamo confondere il fatto che sia stato un bell'incontro e la fine nominale di qualcosa. Perché in realtà non è finita un'era lì. Quale era poi? Non è successo niente lì. Anche per quale era finita? Esatto, che cosa? Il problema è che quell'incontro lì è stato bello, ma era già in una fase di declino avanzatissimo di Undertaker, era una fase di declino avanzatissimo anche di Triple H. Non possiamo far finta di no. E io mi chiedo sempre, ma è un problema che ho anche con la musica, no? Io mi chiedo sempre, ma un artista, quando ha finito le cose da dire, se ne deve accorgere, cazzarola, perché non se ne accorge? Allora, se è un problema di soldi, e non credo sia il caso di Mark Calloway, è un discorso. Credo che sia nato molto di più il problema per quello che dice lui, ma anche sua moglie. Cioè, Mark, per Vince, si prenderebbe il proiettile famoso. Sparano un proiettile, chi prende il proiettile dei due? Mark scansa il corpo di Vince e lo prende lui. Gli deve molto, è fedele, tanto fedele, gli deve davvero tanto, perché lo ha preso, l'ha fatto diventare quello che è diventato, gli ha dato una carriera incredibile, gliel'ha data comunque. Lui ci ha messo tanto del suo, ma gliel'ha data comunque Vince McMahon questa roba. E dall'altra parte, anche lì, non facciamo finta di niente, Vince McMahon, quella volta che lo salvò dall'eroina, ragazzi, l'eroina ti ammazza, cioè gli ha letteralmente salvato la vita. Non stiamo parlando di forse non doveva guidare ubriaco, stiamo parlando di eroina, stiamo parlando di una roba devastante. Io onestamente non so come avrei reagito, ma probabilmente anch'io mi sarei dato la fedeltà più assoluta alla WWE, a Vince McMahon o da un'altra parte. Ma se, guarda, secondo me non è... specie se vedi documentari e quant'altro, non è neanche un discorso di fedeltà ad un brand o a chi rappresenta quel brand. Semplicemente tu con una persona hai creato un rapporto talmente autentico, talmente anche aperto, che se ti chiede il favore tu glielo fai, basta, perché hai quel rapporto lì. Cioè, ecco, io nell'Instagram, nelle storie di Wrestling Unico Amore, ho messo una cosa oggi pomeriggio che alla fine è una cavolata, è un estratto di The Last Ride dove c'è Undertaker che arriva per la famosa WrestleMania a cui lui non ha partecipato di recente, l'anno scorso,
E va, cioè, prima va lui, perché lo vuole salutare prima lui, poi arriva la moglie con la figlia, ma va da Vince McMahon, che sta già in gorilla position a vedere gli altri che fanno le prove degli incontri, lui sta già là, ghindato a 3000, Undertaker lì va da dietro, tipo, come quando prendi una persona alle spalle, insomma, va a rompere le scatole fondamentalmente, perché uno sta lavorando prima dello show più importante del mondo, gli va a rompere le palle fondamentalmente. Vince inizia a ridere, si alza, ridendo lo abbraccia. Non si tratta di una relazione fra il chairman e un performer, si tratta di una relazione a livello umano. Tra l'altro c'è un'altra cosa bellissima di Undertaker, tipo che sta appoggiato nel backstage poco vicino alla zona d'ingresso, e Vince che va da dietro e gli inizia a pungolare ai fianchi tipo con i pugni. Cioè, secondo me certe cose non le crei con un rapporto normale. Si è creata un'altra cosa fra loro due, e in un certo senso è anche giusto così, diciamo, perché sarebbe strano il contrario, specie dopo alcune cose anche del passato, mettiamoci l'eroina, mettiamoci periodi anche proprio non facili per la WWE, dove la WWE ha fatto cose discutibili, magari a livello di booking con Undertaker stesso, con altri atleti. Con altri atleti, ricordiamo, Undertaker era presente già nel backstage quando c'è stato lo Screwjob di Montreal, e da quello che raccontano tutti, Undertaker era incazzato nero come una biscia, lo racconta Mick Foley, lo raccontano tanti, era incazzato come una biscia con Vince McMahon per quello che aveva fatto. Però se appunto hai un altro tipo di rapporto, tu riesci ad appianare un po' di tutto e fai il bene in qualche maniera di ciò che ti ha dato da mangiare per anni e ti ha reso quello che sei, con tutto l'impegno anche che c'è stato da parte tua, anche perché senza Vince McMahon l'unica proposta che c'era da parte del booking team della WWE per Undertaker era Gobbledygooker, sempre per le Survivor Series. Non sono stati capaci tutti gli altri di trovare un personaggio per Undertaker, ad eccezione di un pappagallo, di un pollo che esce da un uovo. Vince McMahon ha detto: no, fermi, io questo lo voglio, mo glielo trovo io il personaggio. Si inventa l'impresario di pompe funebri. Sì. No, ma lì è stato fortissimo. Mattia, non ti preoccupare, arriviamo con tutti. Allora, il punto dello screw job è un punto che io credo sia fondamentale. Cioè, se c'era un momento nella storia di Undertaker in cui lui poteva prendere e dire "ma avete rotto", era proprio il periodo dello screw job di Montreal. Quello che è successo in quei giorni, raccontato da tutti, ha sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che stride, c'è sempre qualcuno che la racconta in un modo diverso, c'è sempre qualcuno che tira fuori delle cose mai dette, mai viste, mai raccontate. Non si può credere a molto, non si può credere a tutto, però ormai cominciamo a farci un'idea abbastanza chiara, e un'idea chiarissima che io mi sono fatto è che Undertaker ha preso posizione contro Vince McMahon, ma mai contro la WWF. E questa è una cosa particolare, bizzarra, credo che sia stato uno dei punti di origine dell'ascesa e della sconfitta poi della WCW da parte della WWF. Uno dei punti fondamentali, perché pensatelo, immaginatelo, Undertaker che se ne va, l'icona, colui che aveva spodestato tutto e tutti, colui che aveva raggiunto dei limiti che gli altri non avevano mai raggiunto, colui che da lì a poco avrebbe fatto degli incontri che dire, descrivere epici, è incredibile. Quello è stato l'unico punto in cui forse la WWF ha tremato per Undertaker, che se ne va. La vedo un po' così. Tu, Fabrizio, come... Quello era l'unico periodo, perché comunque dall'unica cosa che si è capito, ora non mi interessa, chi ha torto, ha ragione, chi se ne frega, però tanto si era capito che c'era Shawn Michaels, Triple H e Vince McMahon praticamente contro tutti, perché alla fin fine erano tutti dalla parte, diciamo, Bret Hart, tanto per dire, perché era lui chiamato in causa. E quello non era tanto soltanto il casino per quello che è successo, quello è stato il culmine di quel periodo. C'era veramente casino in quello spogliatoio, e il casino era proprio generato da Shawn Michaels stesso, perché era odiato praticamente da tutti lì dentro.
in quel periodo lì era letteralmente odiato da tutti, compreso da Undertaker. E quindi lì sì, lì hanno rischiato veramente di perderlo. Tra le tante voci, pare che lui dovesse veramente andare via, però lì sono i miliardi di voci che sono usciti di quel periodo, quindi figuriamoci quante ne usciranno ancora. Pertanto la WCW, altro che fargli il contratto, glielo dava in tutte le maniere, glielo avrebbe dato. Quelle più quindi... belle però sono le voci narrate proprio dagli ex WCW / WWF. No, ma l'American Badass doveva essere in WCW, ci hanno rubato l'idea. Parla ma intanto ma è diversamente. Vabbè, ma anche se fosse stato, chi se ne frega poi come è andato. Cioè, sì, senso, no, ma infatti. Cioè... Meno, non... Però è proprio lì, sì, lì sembrava uno di quelli che partiva, a parte che lì sembrava che ormai partissero tutti in quel periodo lì. Ma proprio perché c'era casino dentro lo spogliatoio, nel backstage, Vince McMahon non era riuscito a filtrare più niente, e a suon di proteggere Shawn Michaels e Triple H, li ha resi odiosi agli occhi degli altri. E tra, attenzione, e diciamo Triple H e Shawn Michaels, ma prima aveva protetto il fu come nome, reso Ramone Diesel, cioè la famosa clique era iperprotetta e tutti gli altri gli erano contro. E quello, era, quello poi è sfociato di fatto, perché è scoppiato dell'altro. Comunque la vera bugna è scoppiata con lo Screwjob, poi lì è stata proprio l'esplosione totale. Diciamo che lo Screwjob ha fatto anche un altro piccolo lavoro che non è da poco. Cioè, Shawn Michaels ha cominciato a lamentare fortemente dei problemi alla schiena. Si è aperta una scuola e alla WrestleMania successiva, WrestleMania 14, lascia il titolo nelle mani di Stone Cold Steve Austin in quell'incontro probabilmente. Boh. C'è dell'epicità in quell'incontro, anche solo per il commento di Jim Ross, l'esplosione finale, Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold. Ragazzi, Shawn Michaels era distrutto. A WrestleMania ha fatto l'ultimo incontro, poi ha abbandonato ed è tornato solo dopo che la WCW è scomparsa. È tornato nel 2002. Quindi di che cosa stiamo parlando, ragazzi miei? Stiamo parlando di un Undertaker che se fosse andato via avrebbe dato la stilettata nel fegato e avremmo perso per sempre la WWF. Se dobbiamo pensarla allora in questo modo, Fabrizio, torna un po' indietro al mio ragionamento di prima. Forse miglior performer, personaggio, gimmick, forza a attirare persone di tutti i tempi, forse maggiore di un Hulk Hogan spinto, e lui l'ha trovato da solo la sua strada. A differenza di Hogan, Undertaker ha trovato da solo la sua strada, più o meno. Più di Hogan. Non ripeto, lui è stato però più grande appunto come gimmick, come però purtroppo c'è un fatto storico, non ci sarebbe stato nemmeno Undertaker. Sono d'accordo in parte. Perché comunque c'erano altri a quelle, cioè c'è sempre aspetta, parlo a livello di massa. Sarebbe stato molto meno di massa. Cioè, o magari conosceremmo l'NWA dell'epoca, magari si sarebbe trasformata poi, vabbè, WCW, più quella, non lo so. Però comunque, tutto è partito da lì, gente, volenti o nolenti, anche a me sta sulle palle, ma tutto è partito da lì, quindi quello è. Sì, sono d'accordo su quello, però diciamo che è stata la persona giusta al momento giusto. Diciamo che senza un impianto imprenditoriale da parte di Vince McMahon, se vogliamo è partito tutto molto prima. Vabbè, questo è un altro ragionamento che faremo un giorno facciamo uno speciale dedicato all'NWA, così togliamo un po' di sassolini dalle scarpe, visto che ci sono molte cose da dire, e quindi ne parleremo. Ma è partito da addirittura prima, Fabrizio, rispetto a quanto ci siamo un pochino immaginati, quello che ci stiamo immaginando noi di Hogan. E ragazzi miei, a questo punto cominciano le fasi di Undertaker, eh? Allora, Undertaker si presenta, comincia a fare delle, quelle che noi possiamo chiamare vignette alla fine, perché poi di quello che si parla, che non aveva mai fatto nessuno in quel modo lì, e con quella continuità.
e quali erano? C'erano lui e Paul Bear. Poi la faccio, magari la fa, non sono sicuro, ma forse faccio l'imitazione di Paul Bearer, quando, della voce di Paul Bearer. Se qualcuno si abbona, faccio subito l'imitazione di Paul Bearer. Sei l'unico che ha il timbro adatto, io anche volendo. No, io la sapevo fare all'epoca, poi con gli anni, però io la facevo all'epoca. Facevo anche. Vedi. Quindi sostanzialmente è... La prima fase è di lui che si presenta senza Paul Bearer, poi arriva Paul Bearer, da lì in poi cominciano delle vignette incredibili. Incredibili vuol dire che questo qui comincia e sta battendo il ferro, mentre di fianco c'è Paul Bearer, oh yes, poi gira il ferro e lo batte, poi inenarrabili. Lui che costruisce le bare, c'è Paul Bearer che parla e lui là che sega il legno, lui è là che leviga il legno. Paul Bearer, quando doveva combattere contro Kamala, che mostra le blueprints come se fossero quelle della costruzione di una casa, cioè il progetto proprio sul blu come nella costruzione della casa, con non soltanto il progetto di Kamala, ma il disegno di Kamala dentro la bara. Cioè, cose inenarrabili. No, ma aspetta, spieghiamo, perché Kamala era un personaggio, adesso purtroppo è passato in miglior vita, tra l'altro anche di recente, però era un personaggio anche molto robusto, un po' large, diciamo. Giustamente Undertaker fa il progetto come si deve, ingegneristico, c'è cioè proprio il disegno della barra e lui prende le misure degli angoli per far centrare bene Kamala. Cioè, qui c'è del genio, c'è comunque del genio. Poi ci sono state, in quelle lì, comunque ci sono state... quelle elaborate, quelle quando c'era Ultimate Warrior con i simbolini di Ultimate Warrior, con Hulk Hogan disegnata rossa gialla e tutte, no, ma la bara speciale per Yokozuna che fecero vedere addirittura delle tavole ancora più grandi, più spesse, sì, perché doveva essere più pesante, no, è una cosa lucida. E poi ci ficcarono Undertaker però là dentro. Beh sì, ma è stato bellissimo, come non diamo ad Undertaker, uno dei promo. Forse il promo più bello di Undertaker è uscito proprio quella volta lì. Forse sì. Perché, vabbè, chi si ricorda questo momento è stato assolutamente bellissimo. Che tra l'altro si trova, cioè, quel promo lì lo si trova, cioè, se si cerca su internet così, c'è proprio un scritto di quel promo lì, perché era stato qualcosa di assurdo, però ovviamente è stato veramente il più bel promo di Undertaker, ma di sempre, non soltanto di quel periodo. Assolutamente. Tra l'altro poi Undertaker passa per altre situazioni, per altre gimmick. A un certo punto, o gli allontanamenti da Paul Bearer, ogni tanto è successo, Kane che arriva, ma a un certo punto, come ci ricordava anche il buon Mattia, butta in piedi la Ministry of Darkness. Fabrizio, tu che stai ridendo? Che spettacolo. Momento inaspettato. Draco, raccontaci un po'. Ah, me la scaricate a me, benissimo. Allora, registrate in chat, questa è tutto real, è il bello della diretta, cioè guardatelo là, quello che scappa, cioè salvatevi sto minutaggio, 1:21, Draco riceve la patata bollente, perché... Perché fondamentalmente già Undertaker era un personaggio particolare, improvvisamente appunto tira in piedi questa Fabrizio che c'ha ancora wrestling unico, ma no, è fantastico, mo mi esilio anche io, cioè, ragazzi, parliamo noi della Ministry of Darkness, che fondamentalmente è questo gruppo di Undertaker, che Undertaker già è dark, è ancora più dark, cioè inizia nel Titantron, proprio nella sigla anche dell'epoca, c'era lui che leggeva versi, diciamo in satanico, in lingua oscura, comunque leggeva versi, cose particolari, ed è comunque un'evoluzione del personaggio del becchino, perché passa dall'essere, diciamo, il non morto, che ricerca anche persone da far entrare in questo culto oscuro, e vederlo tra l'altro in televisione, io veramente penso a... tra l'altro Mattia mi dice il Necronomicon, attenzione, oddio mi è sparito il commento, dice Mattia dalla chat il Necronomicon, tanta roba, ok, raddoppia, triplica, però ecco, se Undertaker era già iconico, cioè mi leggi il Necronomicon nella tua theme song,
epicità pura. Questo per chi, anche per chi non conoscesse Lovecraft, andatelo a recuperare. Comunque, cioè in qualche modo determinate scene, anche determinate cose appaiono in televisione e sono momenti, secondo me, indelebili. Non lo so adesso se Fabrizio si è ripreso, magari mi parla dell'impatto che può avere vedere Stone Cold Steve Austin crocefisso in televisione. E beh, soprattutto all'epoca, cioè era praticamente impossibile da immaginarselo. Anzi, e prima di questo, tu prendi ancora respiro, prendi ancora fiato e ringraziamo Keko Game 10 che ci lancia 30 bits. Ci ha proprio lanciati, nel vero senso. Ci ha proprio lanciati nei denti. Scusate se adesso mi sto incartando anche io, ma perché a vedere questi due tonti che si ribaltano. Siamo delle brutte persone. Io e Stefano sappiate che io e Stefano siamo veramente delle brutte persone. E ora faccio diventare una brutta persona anche Dracula. E no, vabbè, no, non si poteva all'epoca immaginare di poter mettere Steve Austin in una situazione del genere, nonostante in quel periodo Undertaker comunque aiutasse, tra virgolette, Vince McMahon, quindi comunque erano un po' tutti contro Steve Austin, e quindi diciamo che fu agevolato dalla situazione. Però infilzare, come se mai, Steve Austin in una croce. Prima parlavamo di Hulk Hogan, Steve Austin era l'equivalente di Hulk Hogan in quel periodo lì, in una maniera o nell'altra, ma era lui. Quindi era praticamente, era inammissibile dagli occhi del pubblico, era una cosa che non si poteva fare. Ma, e invece, il Ministry of Darkness, con l'avallo ovviamente di tre quarti di federazione, tutta la dirigenza praticamente, comunque ci riuscì in una maniera o nell'altra. Adesso non cominciare a ridere te e vai avanti. No, ma perché allora me ne sono andato da Stone Cold, me ne sono andato poi ad Undertaker, a Kane, come stavo tornando, Kane di Undertaker, no, me ne sono andato su Kane che sventa anche, perché la crocefissione, però prima della crocefissione c'è stato anche un tentativo tipo di rituale oscuro su Kane, seguito anche da un matrimonio, sempre diciamo dalle tinte un po' dark, tentato fra Undertaker e Stephanie McMahon per cercare un attimo di mettere sotto ricatto un po' Vince McMahon per fargli fare il cavolo che voleva, matrimonio sventato poi da Stone Cold stesso. Quindi c'è tutta una serie di scene veramente che lì proprio, secondo me, veramente erano cose che poteva fare solamente Undertaker, perché aveva quello status, quell'immagine, quell'aura, sì, adesso quello a fianco, no, dall'altro lato, sempre questa cosa, che quello a fianco, adesso si è ristabilito. Una delle non sono ancora stabilito del tutto, credimi. Però, no, niente. Fondamentalmente si parlava del fatto che, secondo me, solo Undertaker aveva l'aura e lo status per fare determinate cose, che era giusto che in un certo senso anche dare un risvolto. Poi quegli anni lì comunque eravamo in un periodo dove in America determinate cose stavano andando parecchio, qui sotto, a fianco e sotto di me succede il delirio, però cerchiamo di rimanere non tanto seri in un certo senso, perché ripensare a determinati momenti adesso viene da ridere. Penso che all'epoca ci fosse l'imbarazzo di Draco è fantastico. Io mi esilio anche io tra poco, e chiudo con le note di Undertaker, così ci segnalano e si chiude tutto. Il dottor Borsani poi se la prende un po'. Esatto. Sì, Stefano è stato rapito. Stefano praticamente ha Doink the Clown che gli sta facendo il solletico. È che si è rapito da solo lui. Il problema è che lui si è rapito da solo. Sta facendo un incontro del quarto tipo con se stesso. Ma ecco, tu come domanda così estemporanea, perché comunque la adesso torno, ragazzi. Sì, lei stia nell'etere, Stefano. Cerca. Allora, attenzione, perché mi è già capitato un'altra volta su una cosa simile a quella di The Undertaker. Cioè, ho cominciato a ridere come un pazzo a un funerale, sono andato via. Allora arrivo. A proposito di Undertaker. Dei colpi così di vario tipo. No, arrivo. Comunque, ragazzi, sono impresentabile in questo momento. Piango da ridere, sono sudatissimo. Arrivo subito. Pianga lei. No, io sono sudatissimo e stanchissimo. Beh, ma scusa,
No, volevo sapere, cioè, siccome la Ministry of Darkness, diciamo, ha avuto un'origine leggermente out of nowhere, in un certo senso, e una fine quasi simile, secondo te era da continuare? Perché secondo me in certi toni si poteva osare ancora almeno fino al 2000, poi a livello, cioè, alcune cose stavano anche cambiando in generale, però secondo me si poteva continuare. Potenzialmente sì, però faceva parte dell'evoluzione di Undertaker. Perché comunque Undertaker becchino vero e proprio stava stufando, quello è un dato di fatto. L'hanno reinventato non come becchino, ma diciamo più come, mi verrebbe dire proprio come satanico, mettiamola un po' così, come comunque in un caso è una persona diversa, e gli hanno affibbiato un gruppo di persone. Il problema è che le persone che gli hanno affibbiato potenzialmente potevano già camminare tranquillamente da sole, perché comunque sarà Edge e Christian che in coppia, e più che altro Edge e Christian erano messi verso la coppia, l'altro tendenzialmente era Gangrel, però Gangrel... Sì, ma Edge e Christian erano ancora molto, molto giovani, cioè nel senso, erano, però, se non sbaglio, se, erano appena arrivati. Se ti ricordi, Edge, Christian e Gangrel erano accomunati tra di loro molto più che con Undertaker. Cioè, sì, di fatto sembravano un po' entità distinte. Se noi adesso parliamo di Edge e Christian, Gangrel in mezzo ce lo metti, Undertaker non ce lo metti. Allora, secondo me quel trio di vampiri che avevamo fatto a sé non funzionava, perché non aveva la ciccia, non aveva la credibilità, messo nella ministria aveva già un... Sì, e lui non era un culto da vampiri, perché era tendenzialmente tutti e tre sul vampirismo. Gangrel, vabbè, ovviamente per il personaggio che aveva. Edge Christian, all'epoca mi ricordo c'era un giornale, però non mi ricordo se Edge Christian, uno comunque passava tipo quasi per Lupo Mannaro, cioè, tanto per intenderci, perché ha scritto in maniera di Undertaker. Non lo so, sentite queste crisi, che ecco, no, non mi fare in panico questo. Perché è stato rapito da Taker. Chissà, sì, probabile. I canon dicono che sono stati Blur. Okay. No, se cambiate i font alla fine. Sì, ragazzi, dai, fate i bravi, abbiamo comunque un'età qua. E abbiamo degli occhiali, più che altro, e abbiamo tutti degli occhiali, sì. Quindi. Siamo messi già bene. No, però non so se ritorno come il becchino o l'American Badass. Molto bene, come il becchino. Come il becchino. Per favore, torna come American Dream. Sfoderami un completo poi improvvisamente. Potrei sfoderare un completo poi e sarebbero cazzi tuoi a questo punto. No, ci sono quasi, ragazzi. Ci sono quasi. Sarebbero passeri per diabetici. Stai truccando, si sta rimettendo il trucco che gli era colato negli occhi. Sta facendo il make up, si sta lampadando e facendo l'ombretto. Però appunto, dicevo, sarebbe stato un po' un rischio mandarla oltre, anche perché secondo me, non dico da quando l'hanno inventata, però nel 2000 sapevano già chiaramente che Undertaker ormai prendeva la via del BDS, e quindi senza dare spiegazioni hanno fatto terminare tutto. Edge Christian in singolo, in coppia, Gangrel l'ha tenuto ancora un pochettino in singolo, tanto per farlo un po'... Poi però tanto è andato via abbastanza presto, e Undertaker poi... aspettavano che ritornasse, però di fatto, sì, di fatto la stable è morta quando Undertaker si è infortunato, si è dovuto fermare per i miliardi di infortuni che aveva avuto prima, non è che si è infortunato, non aveva avuto uno specifico. Sì, lì fu una somma, i classici piccoli infortuni che si accumulano e non riusciva più a recuperare, sì, esatto, tanti infortuni che non riusciva più a recuperare, si era dovuto fermare per quello. Come è tornato? Per altri 5 secondi, fra poco sparisce di nuovo. O magari lo cacciamo noi, torniamo il, visto che parliamo di Undertaker, è facile, non devo guardare Fabrizio, è tutto a posto. Draco, sappi che io ho gli occhi su di te e basta. Quindi da questo momento, gli occhi dell'amore, tra l'altro. Gli occhi dell'amore. Adesso ti inizio a scrivere in privato. No? Basta, non funziona. Davvero, ragazzi, scusate, perché è stato un momento veramente difficile per me. Quando comincio a ridere, poi è praticamente finita. E tra l'altro, sono stato l'artefice di tutto l'inside joke, quindi mi sentivo ancora più coglione per aver mandato poi in delirio tutto.
compreso Fabrizio, che poi lui ha molto più aplomb, no? Capito? Lui riesce a rientrare prima nei ranghi, io invece sono completamente fuori controllo, quindi niente, niente, niente. Paolo, non possiamo dirti cos'è successo, questa cosa, ma... No. Attenzione, attenzione, perché ci hanno lanciato dei... No, va, grande Checco. Grazie, ci stanno continuando a lanciare perché ormai... Oh, yes! Ah, sono lanciato dei soldi, ragazzi, non potevo evitare. È come se avessero abbonato... Oh, yes! My Undertaker! Ah, lo sapevo fare benissimo, benissimo. Io non mi ci metto perché lo sapevo fare solo da ragazzo, poi... Poi ora che sei diventato una ragazza, non sì, sono diventato una ragazza, non sei detto, oh yeah, vedi, non mi viene adesso. Ti viene tipo la versione alla Jake the Snake. Oh, yeah. Anzi, no, adesso mi sta venendo. Mio Dio. Io sono un falso imitatore, falso, nel senso che io sono convintissimo di imitare bene e poi faccio sempre cagare. Ma ho la faccia di bronzo. Stavo dicendo un'altra che era un pochino più Borsani si arrabbiava. E, no, se ci vuoi mandare altri beats posso anche dire frasi. Se mi scrivete anche le frasi da dire con la voce di Paul Bearer, io le leggo volentieri e niente, andiamo avanti così. Beats, voce di Paul Bearer, beats, voce di Paul Bearer, ok? Funziona così. Faremo un alert prima o poi con questa cosa, non con la voce di sì. Paul Bearer, ma con Stefano, oh, che fa la voce. Tra l'altro, vabbè, queste cose, no? Io che sono un po' strano, no? Io, quando è morto mio padre, ho fatto fare le ceneri, poi le ho sparse nel fiume, ho tenuto l'urna per un sacco di tempo e, perché io sono un coglione anche con la morte di mio padre, ovviamente, quando vedevo l'urna facevo Paul Bearer. Era inevitabile. Vedevo l'urna e dicevo, oh yeah! Poi dopo niente. A un certo punto l'ho buttata via. Non sapevo neanche dove buttarla, ma... Sono andato in discarica e ho detto, questa la posso buttare. Il tipo mi ha guardato e mi ha detto, no, ma è vuota, tranquillo. Fa, ah, ok, allora buttala lì. Non sono uno che vuole rimanere attaccato ai ricordi, per cui, ecco così. Ho gelato la situazione, ma non mi interessa. Io sono fatto così, anche con la morte. No, no, in realtà stavo pensando a quante ne ha... Cioè, siccome hai citato l'urna di Undertaker, io stavo pensando quante cacchio ne ha passate comunque quell'urna. Tra l'altro, ecco, da qui la pazzia della WWE in certi sensi, positiva e negativa, come volete, poi ce lo diranno magari dalla chat. Come se non ne avesse passate abbastanza quell'urna, su cosa si basa il feud fra Undertaker e CM Punk? Proprio sull'urna magica dell'Undertaker che gli dà la forza e CM Punk gliene combina di ogni, dal calpestarla al spargerne le ceneri. Ceneri che poi tra l'altro anche lì, quante ceneri sono state sparpagliate negli anni? Credo che... quello è un mistero che non ci hanno mai... Undertaker ha il sacchetto gigante delle ceneri magiche, perché l'hanno fatto... Da quando si è formata, è nato di fatto Undertaker, chi è che hanno bruciato per avere tutte quelle ceneri? Hanno bruciato un dio, tipo, non l'hanno mai detto, non l'hanno mai detto. E questo è un errore da WWE, FI, è un errore di Undertaker, non è mai stato detto chi c'è dentro. Devono spiegarcele, le cose devono essere spiegate tutte. Mi auguro che lo diranno giusto per i 30 anni, lo devono dire. Allora, lo dicono alle Survivor Series, Bray Wyatt dirà che in realtà si sarà bruciata per i poteri. Io una mezza idea ce l'ho. Secondo me erano le ceneri di casa sua all'epoca di quando allora adesso andiamo shoot per 2 minuti. Sappiate che io e Fabrizio abbiamo vissuto il periodo in cui alcuni nei vari forum internettani erano veramente convinti che quella storia fosse vera, cioè che Kane fosse sopravvissuto. Attenzione, tanto erano convinti che Glenn Jacobs e Mark Holloway fossero fratelli di sangue, cioè di sangue. Sapevano i nomi e per fratelli di sangue, stesso padre, uno nato a Madrid, l'altro in Texas, stesso padre, stessa madre, cioè quindi il cognome facciamo del padre. Se avessero avuto la stessa madre ci poteva stare il cognome diverso, invece no, stessa famiglia, cognomi diversi, vabbè, nascita ci sta, puoi nascere in 2 città diverse, da quello. Però niente, erano convinti. I genitori di Undertaker avevano fatto un viaggio in Spagna lasciando Taker a casa.
No, ma quello ci può stare, in un viaggio ci era il 5 di 9 mesi. Quella era la parte minore, quella era la parte minore, fidati che era la parte minore. Tanto mi piacerebbe sapere com'era ridotta la mamma di Undertaker e Kane dopo aver imparato i due così. Probabilmente non hanno avuto altri figli impossibili. Avranno rotto i record di pesatura per neonati, tipo. Sì, non solo avranno rotto quello, ma andando oltre, comunque, erano convinti di questa fratellanza vera, ma non solo. Questo personaggio, noto anche per aver avuto lo stesso come nickname, lo stesso nome di un X-Men, era convinto che il Kane visto sotto la maschera fosse diverso da quello di quando se l'è tolto. E quindi spiegava così il fatto che quel Kane che noi vedevamo senza maschera non fosse il vero fratello, perché il vero fratello lo è stato ed è stato lì finché aveva la maschera, poi quando ha perso la maschera l'ha persa perché non era lui. E tra l'altro tutte le volte che cercavano di togliere la maschera a Kane si vedeva, i capelli erano veri, erano i suoi capelli lunghi, non erano il trucco l'hanno messo quando hanno inscenato il discorso della pelata e con il fumo, che quello non l'ho mai capito, il fumo tipo carbonella da mettere per far vedere che era stato bruciato. Sì, tipo, no, a te no, perché quello per, no, quello per storia. È rimasto bruciato da 40 anni prima, che cazzo. Sì, sì. Come se gli fosse bruciata in quel momento lì. Sì. ma poi è bellissimo perché in realtà sembrava che avesse affondato la testa nelle braci di uno dei barbecue di Jim Ross. No, allora il punto, la questione però è che quel Kane, quell'Undertaker, no? Veramente fratelli. C'era qualcuno quindi che credeva alla storia che Undertaker, Mark Calloway, avesse bruciato casa, ucciso i genitori, ma libero di andare libero, a lottare. Piede libero e poteva andare a lottare. È una specie di Itachi Uchiha del wrestling. Io ammazzo tutta la mia famiglia, ma lascio mio fratello vivere, perché no, con te non ce la no, no, ma poi nel wrestling puoi ammazzare gente e poi lotti senza problemi. Ah sì, ma è tipo la Marvel, succede di tutto, gente che muore, risuscita. Sì, 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 no, ma lì poi, adesso starei per fare lo stronzo, ma intanto avete capito che io e Stefano siamo due stronzi. Per una storia di vita vissuta veramente in WWE con cose diverse, di uno non se ne parla più comunque. Esatto, praticamente cancellato dalla storia. Per una storia. Cosa, per una storia della WWE. Una cosa di WWE. Quindi, ragazzi, se fosse successo veramente una roba del genere, cazzo che dovevamo di Undertaker. Ma erano altri tempi, non c'era internet, non potete fare quella storia, è vera, non ce lo dicono. Quello che i poteri forti non ci dicono. Tra l'altro ci fa notare che aveva più capelli adesso che prima, parlando di Kane, come Rooney. Io azzardo. Kane mascherato aveva i capelli, cioè aveva tanti capelli. E da quando si tolse la maschera, fecero vedere che aveva i capelli, cioè tipo come la faccia non so se Draco se conosce uno con la fronte alta e praticamente e sostanzialmente però lui se li rasava lì. Gli partiva un po' come Sasha. Sì, Sasha un po' più indietro ancora. Sasha è imbarazzante. La fronte è gigante, non alta. Io avevo visto una foto sua presa, sai. Roberto dice giustamente c'erano ancora le mezze stagioni. In effetti, cominciavano a togliersi. Guarda, non so voi, ma all'epoca qualche parcheggio ancora si trovava. Sì, non lo pagavi oro come adesso. Esatto. Ma insomma, abbiamo parlato un po' delle varie gimmick, ma com'è stato il ritorno di Undertaker come becchino? In realtà, dopo il 2004, Undertaker ha mantenuto comunque qualcosa che ricordasse in un modo o nell'altro l'American Badass. Una delle cose che ha mantenuto è stata senza dubbio l'attire più simile, con i guantini e lo stile di lotta più simile alle MMA, che sono state un'idea per un po' di tempo di Undertaker. Ha sempre amato molto quel mondo.
e una volta si era pure lasciato scappare da qualcuno non, che non aveva escluso di andare in MMA. Poi, oppure se avesse scoperto prima l'MMA avrebbe lasciato il wrestling o non avrebbe cominciato il wrestling. Esatto, cioè, comunque c'è questo mondo dell'MMA che va e viene nella vita di Undertaker, quindi interessante. Io ricordo anche una volta, Fabrizio, in cui abbiamo visto un incontro di Brock Lesnar dove alla fine di un match in UFC torna indietro, si vede Mark Calloway che gli dice "It's time", una cosa del genere. E noi pensavamo che fosse una sfida, e in realtà pare che lui avesse chiesto di perdere la streak con Brock Lesnar perché sono molto amici. Questa cosa è l'unica cosa, è un incontro che Lesnar aveva perso, infatti Lesnar era incazzato marcio in quel momento lì. Sì, è vero, perché lui diceva Undertaker gli ha fatto quella proposta perché sapeva che sì, le male lingue invece erano amici per davvero loro due, soprattutto esatto, in quel periodo, sapendo che davanti a una sconfitta Lesnar sarebbe probabilmente ritornato a fare wrestling, quindi c'era una storia dietro che noi non sapevamo. E se ti ricordi c'era l'intervistatore che ha detto aveva chiesto ad Undertaker, ma ti ha guardato come mai, gli ha detto, e lui senza, come se si è fregato che Lesnar l'avesse guardato male, e gli ha detto no, sono cose nostre, senza problemi. Non... Esatto. Quindi c'era stata quella cosa. Cosa succede poi? Che proprio in The Last Ride parlano anche inizialmente, proprio nel primo episodio, di quella WrestleMania, e pare che fino alla mattina Undertaker sapesse di dover vincere quell'incontro, ma poi arrivato lì, sostanzialmente Vince McMahon gli dice "ho cambiato idea, e tu devi perdere". Noi la sapevamo diversa. Qui vi dico, ragazzi, i documentari della WWE hanno sempre qualcosa a favore della WWE, quindi nonostante questo ci fosse pochissimo margine per fare danno, lì l'hanno un po' fatto. Poi onestamente noi non conosciamo benissimo la storia, non sappiamo benissimo tutto, non siamo stati lì a chiacchierare insieme ad Undertaker e Brock Lesnar, quindi non sappiamo effettivamente come sia andata tra loro, ma di una cosa siamo certi: le voci erano uscite ed erano anche abbastanza, diciamo, di persone abbastanza inserite, immerse nel settore, da sapere qualcosa di certo di quello che trapela, non proprio gente X. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di un rimaneggiamento della storia, perché Undertaker doveva perdere. Noi avevamo anche ascoltato un'intervista fatta da Undertaker, una delle poche, in cui gli parlavano, gli chiedevano proprio della streak, ed eravamo proprio in quegli anni lì, nella seconda metà degli anni 2000. La streak, ricordiamolo, non era una cosa voluta. A un certo punto si sono resi conto che lui aveva vinte tutte, allora hanno cominciato a marciarci sopra. Però non era una cosa voluta, non era stato pianificato che WrestleMania fosse. C'è da considerare una cosa. Tutto non è partito. Allora, quando batté Ric Flair a WrestleMania era la decima vittoria e per la prima volta non si parlò di streak, lui fece il cenno 10 con le mani, basta. Dopo un po' di anni, dopo 2 o 3 anni se non sbaglio, hanno tirato fuori il discorso della streak, ma prima, cioè, lui ha fatto quel conteggio di 10 che non ne parlava nessuno della streak. Allora, sai quando veramente si iniziano a fare due domande? Quando se ne va dalla WWE per un po' un altro personaggio che a WrestleMania ha una streak tutt'altro al momento ancora intatta, ovvero la Van Damme. Ha una streak a WrestleMania e quando se ne va lui viene anche automatico un po' il paragone che si fa, perché Undertaker aveva raggiunto il 10, era Van Damme, adesso non mi ricordo esattamente a quanto è, su 4, 5, sicuramente 5, era meno. Sì, no, sicuramente. Però c'era quel paragone lì, se dovesse tornare, no? C'era sempre quel rimando. E la WWE allora capisce che deve marciare su quella cosa per renderla una cosa che nessuno potrà mai eguagliare, fondamentalmente. E non solo, la streak poi a un certo punto, secondo me, si rendono anche conto che è rimasto l'unico vero grande trofeo di Undertaker che difficilmente potranno assegnare a qualcun altro, al massimo qualcuno la conquisterà, ma nessuno la Non la puoi pianificare, è impianificabile.
quando raggiungi una certa cifra ormai ti focalizzi. No, perché è stata già impianificata con Undertaker, è nata per caso, cioè con Undertaker già è nata per caso e poi ovviamente ci hanno marciato dopo. Ma un altro, chi te lo dice che un altro ti fa 20-25 anni di carriera? E non puoi loro lo fanno con l'unico che sanno che la potrà fare. Puoi pianificare magari 15 anni di carriera, ma dopo gli altri 10, se questo qua si infortuna, cioè ormai non è una perdiamo dei follower, fare. Ragazzi, perdiamo dei follower. Non possiamo stabilire se da qua a 25 anni esisterà ancora la WWE. Esatto, c'è anche quello da considerare. Non possiamo pianificarlo, non lo sappiamo. Non lo sa nessuno. Già non era pianificata quella di Undertaker, figuriamoci una di uno che magari adesso arriva o magari che c'è già e va a vincere 30 WrestleMania, per dire. Sì, è vero. Qui si ricordano di questo Undertaker, che si è preso un colpo e non riesce a uscire dallo schienamento. Tante voci, ma può darsi anche che sia successo, perché comunque il trauma cranico ce l'ha avuto per davvero, quindi la commozione cerebrale, scusa. Quindi non, però comunque le voci. In teoria, da quello che dice lui stesso, è all'inizio, semmai del match, esatto. Non alla fine. E comunque le voci di quando era stato messo sull'incontro dell'epoca, e ve lo garantiamo, vabbè, poi manco dell'epoca, manco parlassimo di 100 anni fa, era che Brock Lesnar dovesse vincere, che appunto. No, noi siamo entrati in quella WrestleMania. Almeno noi che avevamo seguito dalla notte dei tempi, eravamo entrati dicendo ok, qui perde la streak, punto. Anche per come era andata la storyline, era tutta avversa. Undertaker era entrato col discorso delle bare, con i numeri, lì. Quando si fanno queste cose qua si perde, è un dato di fatto. Dall'altro c'è una gufata di posa devastante su quel match, porca miseria. Cioè proprio lo dice, ma non è che Undertaker sta facendo il passo, boom! Mamma mia, terribile. Ma quando fai queste cose qua non è una gufata, quando fai queste cose qua te la gufi da solo, lì non è stato posa, per quanto io sai che non lo difenda mai, però... Mamma mia, sì, ho guarda... Capito. Io ti posso garantire che se nel 2012, per esempio, prendo un anno a caso, la puntata prima del pay-per-view, guardi come vanno le storyline di quelli che saranno i match, se in puntata Tizio le prende, in pay-per-view vince. WWE è stata così per anni. Io e Fabrizio abbiamo smesso di fare i pronostici nel 2006. Dovevamo tutti. Abbiamo smesso di fare Con Undertaker e Brock Lesnar fecero la genialata, però, perché Undertaker arriva il primo faccia a faccia fra loro due, schianta Brock Lesnar con una chokeslam sul tavolo, ma la puntata prima di WrestleMania c'è Poleman che distrae Undertaker e Brock Lesnar che lo mette giù con un F5. Io che già anche lì stavo in quell'ottica lì, perché iniziamo a notare anche determinate cose, dico ok, no, Undertaker non la perde la streak. Perché c'è stata questa cosa qui, invece no. E poi però l'ingresso di Undertaker ti doveva far capire che avrebbe perso. Allora, io in quegli anni, capiamoci, io in quegli anni ero ancora nel mood in cui Brock Lesnar per me andava preso e rimandato dove stava prima, non l'ho digerito. Il ritorno dopo il primo anno, il nuovo Lesnar che c'è in WWE, io non l'ho mai digerito. Quindi parlava anche un po' il cuore, per me non era il personaggio giusto, anche perché venivo dall'End of an Era, cioè per me con l'End of an Era io veramente vidi quel match, quello poi con CM Punk, io per quanto Punk cioè, sempre è stato un personaggio, dissi, cioè, dopo un match del genere con Triple H non perde lui e per me non perdeva neanche Brock Lesnar, quindi cioè, e il fatto che se uno come Triple H, che la WWE l'ha sempre portato, non qui, se non la davano a lui, cioè c'erano molti elementi che potevano far pensare, però ti dico la verità è che noi siamo entrati già convinti per quelle famose dichiarazioni, perché avevamo seguito quella storia, ma in realtà c'era stata un'altra storia che non sono ancora riuscito a raccontare, ma c'è una volta Kane ha fatto un film terrificante, io vi consiglio di vederlo per quanto è brutto, che è Il collezionista di occhi. Brutto, brutto, brutto. È venuto in Italia e chi faceva la promozione di questo film decide di avere dei fan di wrestling a vedere la proiezione insieme a Kane il 18 luglio di quell'anno, non mi ricordo che anno era, sono vecchio,
io partecipo a questo concorso. Il concorso era: fai una domanda a Kane, poi ci saranno dei giudici che decideranno se la domanda è buona oppure no, e a quel punto, se la tua domanda è buona, potrai andare tu e un tuo accompagnatore e farai tu la domanda a Kane dopo aver visto il film insieme a lui. Comunque, stai, ti risponde Roberto, dirige 2006-2007. Credo fosse 2007 allora, a sto punto. Comunque, vabbè, quegli anni lì. Sostanzialmente io parto, faccio la domanda, e la domanda era in base a qualcosa che avevo sentito in una dichiarazione di Undertaker, cioè che se lui avesse mai dovuto perdere a WrestleMania, avrebbe voluto farlo solo con Kane. E la mia domanda a Kane, che ho potuto porgli dal vivo, perché ho visto il film con Kane, ho ancora gli autografi di Kane che mi fece quel giorno, la domanda è stata molto, molto, molto semplicemente: ma tu saresti pronto a portare via la streak che Undertaker ha detto che tu saresti l'unico a cui sarebbe disposto a concederla? E lui mi rispose che no, non sarebbe stato pronto, perché lui doveva tutto ad Undertaker, e quindi lui non si sarebbe sentito e forse avrebbe evitato il match se avesse dovuto. Una persona veramente splendida anche live, a tu per tu è stato davvero un bel incontro per quanto mi riguarda, e lo ricordo sempre con grande piacere nonostante tutto, nonostante quegli anni fossi già un po' scollato dalla WWE, sono stati quegli anni io preferissi la TNA e mille altre cose, vabbè, però ricordo davvero con piacere quell'elemento. È stata la volta in cui mi sono avvicinato di più ad Undertaker. Ma ora l'altra domanda chiave: Draco, hai mai visto Undertaker dal vivo? Purtroppo no. Col passare del tempo, purtroppo, è un rimorso che me lo porterò dietro alla grande, perché, cioè, se Undertaker è iconico è anche per l'entrata, per tanti dettagli, per tante cose che ovviamente quando li vedi dal vivo aumentano per intenzità. Ce ne sono tanti che vorrei vedere dal vivo, però Undertaker, grande rimorso, purtroppo no. Tu, Fabrizio, c'eri quando è arrivato Undertaker in Italia? Io avevo visto quando eravamo andati insieme. No, non c'era Undertaker quella volta lì. C'era la coppia Kane Big Show. Infatti, Kane era appena morto Eddie Guerrero. Mm-hmm, sì, che infatti c'era. Doveva Kane arrivare... Kane aveva stupito perché era praticamente alto come Big Show. Cioè, a vedere la televisione sembrava molto più basso, era praticamente quasi come Big Show a vederlo così. Infatti è enorme, è veramente un armadio a quattro lati, però Undertaker non c'era. Ah no, perché era Raw, Undertaker era SmackDown. Era arrivato il roster misto, perché c'era il funerale di Eddie Guerrero. Ma dovevano sì, però c'era più gente di Raw quasi sempre. C'erano quelli di Raw che volevano andare al funerale, che sono stati sostituiti dal team di SmackDown. Quindi è andata così, c'è stata un po' una roba del genere. Io ho visto Undertaker due volte invece dal vivo, e una di quelle volte è stata contro Kurt Angle, un incontro che provarono prima di farlo poi in pay-per-view, quindi ragazzi, tanta tanta roba, io me lo ricordo ancora come se fosse ieri, ero in quinta fila, incredibile, veramente incredibile. Poi vi dico, cioè, in tutte e due le volte in cui l'ho visto, cioè, la musica che risuona nell'arena ti spacca in due, a parte che ha il volume più alto di tutti, punto. Cazzo da fare, voi mettete giù quello che volete, quando entra Undertaker, se gli altri hanno volume sul 7, lui ce l'ha sul 9, punto, cioè, bellissimo, veramente meraviglioso, dei ricordi incredibili, veramente incredibili. E allora la domanda, Draco, il ricordo che porti più nel cuore di Undertaker? Questa me la dovevi fare prima, me ne vado 10 minuti, 10 media, questa me la dovevi dire in fuori onda che avresti fatto questo, no, sono tanti, sono una caterva perché ci sono i ritorni, eccetera. Però ecco, qui, allora, forse il lato bambino alla fine è quello che conferma tutto, l'entrata di WrestleMania 20,
ha un'iconicità particolare per me, a parte perché per quanto io abbia recuperato Paul Bearer negli anni e visto che personaggio è stato, vederlo lì sul link della WrestleMania era diverso, e poi era la prima volta che io vedevo effettivamente Undertaker. Tra l'altro ci ho messo un po' per realizzare che era lo stesso che stava con la bandana qualche settimana prima, ci ho messo veramente un po', perché a quell'epoca ancora lo truccavano bene. E quell'entrata lì è qualcosa di magico. Michele, come dice, quando abbiamo visto, perché c'era anche lui bambino, Revenge Tour, sì, il Revenge Tour del 2005, meno male che lui ha la memoria che io non ho. Lui era bambino e i suoi genitori avevano comprato i biglietti del negozio dove lavoravo io, e io avevo comprato da solo i biglietti per andare. Ci siamo poi trovati là senza conoscerci ancora, lui era bimbo, poi abbiamo cominciato 4 anni dopo a frequentarci, perché lui è diventato un mio allievo, e da lì adesso lavoriamo addirittura insieme. Lui ci fa le sigle meravigliose, anche lavora un grande amico. Quindi grazie mille Michi anche per essere la memoria storica di questo vecchio di merda che sono io, il nostro eroe oscuro che lavora nell'ombra, perché questo progetto lavora anche con il favore delle tenebre. Bene, sì, surprise. Attenzione, lavoriamo anche lui, con il favore. Però la memoria l'allena. Però se sono, sei riuscito a toglierli come appesi, come hai fatto ad andare a vedere quei biglietti appesi? Lui ha portato la testiera del letto e poi l'ha riportata a casa. No, non erano i tappings di CW SmackDown. No, mi sa di no, mi sa proprio di no, Mattia. Non c'era la ECW in quegli anni lì, è arrivata dopo. È tipo 2008 la ECW. E niente, quindi fondamentalmente WrestleMania 20, poi se dobbiamo parlare proprio di match, perché come giustamente diceva Mattia, ma andiamo a ripescare messaggioni di prima ancora, non c'è mai stata molta chimica o comunque molta intesa particolare fra Undertaker e Kane, tale che si crea quell'incontro proprio indimenticabile. Poi tra l'altro lì c'era una dinamica, ecco, che per me è stata ancora più celebrativa di Undertaker, ovvero Kane che aveva paura di lui. Per me vedere Kane armadio gigante che aveva paura di qualcuno era già scioccante di per sé, che quel qualcuno poi fosse Undertaker è ancora più celebrativo. Il match però purtroppo non è granché. Quindi se dobbiamo parlare di match, poi lì ci possiamo perdere, perché ci sono tanti scontri di Undertaker che per me sono iconici, quelli con Edge, uno anche in particolare con Batista, su tutti però credo il match di WrestleMania 25 contro Shawn Michaels, e per me fu qualcosa di magico, di iconico. Credo che per quelli che ho vissuto proprio anche con una mentalità più matura, è il miglior match che ho visto, uno contro uno, senza stipulazioni, cazzi e mazzi, a WrestleMania. Tu Fabrizio, qual è il ricordo che hai, insomma, più importante? Essendo vecchio, ovviamente, quando ha debuttato, ma io, come ben sai, apprezzo, però a me è piaciuto molto di più il Badass, ma molto di più il Badass. Io tutto il suo periodo Badass l'ho adorato, ma perché era lui. Mi ero rotto le palle, tra virgolette, delle gimmick vere e proprie, quindi non era lui. Ho adorato tutto il periodo Badass, quindi se devo dire, dico, vabbè, ovviamente il suo esordio, e metto l'esordio come Badass, però io proprio tutto quel periodo io me lo sono goduto, anzi, gli hanno fatto fare fin troppo poco in quel periodo, avrebbe dovuto fare di più. Perché l'ultimo anno, diciamo, 6 mesi da Badass, quando si era tagliato i capelli, era già diverso, non era l'American Badass che si era presentato in camicia con Kid Rock, poi l'intervista dopo, quindi non gli ultimi 6 mesi, però l'anno e mezzo, diciamo, 2 anni e mezzo quanto era durato di Badass, è fantastico. Io invece ho proprio il ricordo dell'arrivo di Undertaker, quello è stato devastante, e poi i Brothers of Destruction quando lui era American Badass. Quei due sono i momenti iconici totali, perché lì era impossibile immaginare che si sarebbero messi insieme. Che tra l'altro, come cazzo avevano unito bene le due band tra
con la canzone degli Bizkit e con quella di Kane, che quella di Kane cantata era fantastica comunque all'epoca, anche quella Finger Eleven. Finger Eleven. E quindi sì. Invece, Draco, il momento che vorresti dimenticare o cancellare della storia di Undertaker, se ce n'è uno. Sicuramente lo trovo. Se ci penso, sicuramente lo trovo. Di base non me ne vengono. Se non Undertaker che fa il cane da tartufi, o meglio, il cane vendicativo di Vicky Guerrero. Io queste cose di Undertaker che si mette al servizio della gente non le ho mai capite. Quando negli anni 90 schiantava anche il suo boss, quando non c'era più neanche l'urna magica che l'aveva mandata via insieme a Paul Bearer nel 2004 al Great American Bash, quella cosa che in realtà in chiave storyline serviva a giustificare che Undertaker fosse tornato e ce l'avesse con Edge che gli ha rotto le palle per anni e anni. Però vederlo lì lanciato perché lo lanciava Vicky Guerrero mi dette molto fastidio, onestamente. Come mi ha dato fastidio anche cioè Vince McMahon stesso, che lo prende e lo lancia contro il figlio come se fosse «Ehi, c'ho l'asso nella manica, Undertaker, il mio jolly». Non mi sono mai piaciute queste cose, perché Undertaker per personaggio è oltre anche il boss della sua federazione. Quante gliene ha date anche lui stesso insieme a Stone Cold? Cioè Undertaker è forse uno di quelli che statisticamente le ha più suonate agli arbitri, innanzitutto, Charles Robinson su tutti, secondo me perché assomiglia a Ric Flair, e anche Vince McMahon. Quindi non le ho mai digerite queste cose, veramente. Poi questi sono i momenti, diciamo, a livello di segmento. Match lottato, quello con Goldberg, per quanto Taker stesso, sì, ma Taker stesso, cioè lui dice, no, quando Triple H venne da me e mi disse di quel match, all'inizio dice wow, match con Goldberg, però poi è venuta fuori una roba. Poi bisogna salirci con Goldberg, eh? Infatti è quello. Tanto rispondo al Kyle Keiko, il tipo militare dell'impiccato era Big Boss Man. Sì. Impiccato non malissimo. Non era militare, non faceva militare all'epoca, ma comunque era Big Boss Man. Era Big Boss Man, sì. Sì, comunque un segmento che potevano eliminare. Qual è il tuo momento che cancelleresti da... Ma io glielo cancellerei più che altro per lui, non per me, perché onestamente non ne ho tanto da cancellare. La sconfitta con Kozlov. Anche con Great Khali, però quella con Kozlov è veramente... Allora, diciamo che lì chi rompe le palle, che Undertaker e Triple H non lavorano mai con i giovani, ok, andatevi a vedere quel match e vedete cosa succede quando la WWE decide di mettere determinati atleti con i giovani. È meglio quello è il problema di quando vuoi lanciare uno grosso per far vedere che andavi contro Undertaker, che però devi sapere che poi sto qua non è in grado di continuare quella carriera. Se non l'hanno fatto due volte con Great Khali e con Kozlov, se te non ti rendi conto che sì, ti faccio battere Undertaker, ok, ma se batti Undertaker questo automaticamente vuol dire che è un personaggio forte, non perché è forte perché è grosso o perché è forte lui come persona. Se gli avessero, messo facendo l'esempio della All Elite un Lance Archer, tanto per intenderci, Lance Archer te l'avrebbe potuta costruire la carriera se lo metti bene, diciamola così. È semplicemente il fatto che essendo Undertaker uno di una determinata mole, non lo utilizzano per lanciare Seth Rollins, una persona mingherlina. Sicuramente ovvio che gli è stato tra virgolette imposto e lui ha accettato, però da uno che all'epoca aveva già esperienza come Undertaker, secondo me poteva dire guarda, io te lo perdo anche l'incontro, ma sto qua, dove cazzo volete mandare? Sai, quello, eh? Magari gliel'avrà detto. Io invece cancellerei, diciamo, lo scontro che ha avuto con Giant Gonzalez, soprattutto quello di WrestleMania, perché di fatto si parla di una streak di WrestleMania che in realtà non esiste, perché in quella WrestleMania non ha ufficialmente vinto. E quindi quella roba lì la cancellerei perché gli rovina un po' tutto.
se una persona dovesse dire cazzo, adesso mi guardo tutti gli incontri di WrestleMania di Undertaker, attenzione, c'è anche Gonzalez, sarà il terzo se vi interessa, quindi se volete... cioè è già finita lì, eh? Sono due, poi un boh, se vogliamo proprio fare, cercare il pelo nell'uovo, è così. Ma ci viene fatta una domanda, però attenzione, se consideri il fatto che quel match non ha avuto un reale finale, allora in qualche modo possiamo cancellare proprio il match. In teoria ha vinto, ma deve abbassare la streak, eh? In teoria, vabbè, sì, la bassi sul 20-1, ma sono qui squilli finti là, che in teoria ha vinto per qualifica, perché Giant Gonzalez non si è fermato quando l'arbitro ha detto di. Certo. Fino a prova contraria, in un uno contro uno, se io ti addormento col cloroformio, cioè, siamo leggermente un po' nella squalifica. Sono d'accordo, però lì non mi ricordo di aver sentito la squalifica, la chiamata. Allora, ci fanno una domanda controversa. Allora, secondo voi è più leggenda Undertaker o Chris Jericho? Io ti rispondo chiarissimo, Undertaker. È più leggenda Undertaker perché Undertaker è l'ultima leggenda del wrestling, perché Undertaker è gimmick, è persona, è match, è faide, ricordi, è tutto, ed è riuscito a farlo in una sola federazione, trovandosi davanti gli avversari che si è trovato davanti, senza doverseli andare a cercare, ma semplicemente costruendo con quello che avevano in casa, che è una cosa impossibile da fare oggi. Nessuno potrà mai arrivare a questo livello. Chris Jericho si è cercato, che si fide, ha dimostrato di essere uno dei migliori di tutti i tempi. Chris Jericho, io lo reputo uno dei migliori di tutti i tempi, ma non è la leggenda di Undertaker, e credo che non sarà facilissimo trovare qualcuno che arrivi a prendere il ruolo leggendario nell'epoca moderna, perché la leggenda moderna fa molta fatica. Io e Fabrizio possiamo citarvi due o tre leggende di quelle che abbiamo visto con i nostri occhi, ma le leggende, Sting è una leggenda. Lo stavo per dire, dei nostri Undertaker. Periodi, che due sono Undertaker e Sting, basta. Perché Hogan è una leggenda. Sì, no, ma il discorso di Undertaker rispetto ad esempio a Hogan, che è nato prima, quindi Undertaker è stato l'ultimo dell'era, cioè si è fatto tutte le ere, chiamatele come volete, tutte le decadi, sarà meglio, perché tanto il discorso di era non funziona. Si è fatto tutte le decadi sempre in WWE, tenendosi la stessa gimmick, escluso il periodo American Badass. Jericho, è ovvio che se mi dici come lottatore, cioè, ma chiunque ti dice meglio Jericho come lottatore, no, per lo stile, ci mancherebbe ancora. Ma Jericho, al di là che ha qualche anno in meno di Undertaker, quindi l'era gimmick lui non l'ha vissuta, cioè è arrivato subito lì, perché non è che poi abbia 70 anni in meno di Undertaker, ma 4, 5, 6, quanti sono. E Jericho però è stato un poliglotta, mi sarebbe da dire, comunque è un giramondo, si è costruito in Canada, è andato in Messico, è andato in Giappone, ha fatto il WCW, cioè a lui gli è proprio piaciuto provare. Undertaker invece non ha provato, è rimasto lì ed è passato per più di una decade sempre lì con la gimmick eccetera, ed è praticamente stato l'ultimo, mi tocca parlare di era adesso, l'ultimo dell'era gimmick che è in carriera ancora adesso, quindi in teoria lui. Sì, no, ma come leggenda, poi come lottato, ragazzi, io ne trovo diversi migliori di Undertaker, ma la leggenda di Undertaker non c'è un cazzo da fare. Parliamoci chiaro, cioè nel 2004, quando risuonava la musica di Chris Jericho, la gente fischiava. Nel 2004, quando è entrato Undertaker contro... qua ci arriviamo poi. Comunque nel 2004, quando anzi, se mai Taker per come legna Ibrahimovic, se proprio sì, ma solo per come legna. No, in realtà anche calcisticamente il paragone non regge. No, per quanto vogliamo mitigizzare un certo personaggio.
No, 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 Messi c'era Messi. Un'attività in potenza che poteva essere il Messi del wrestling rovinato da Antonio Inoki, ma questa è un'altra storia che racconteremo in un altro momento. Io Fabrizio c'è, ok, non vado oltre, faremo la storia della New Japan nell'epoca Inoki. Un giorno la facciamo io e Fabrizio, vi portiamo un mondo particolarissimo. Però no, il Messi non poteva essere lui. Ma non è neanche il Cristiano Ronaldo, assolutamente. Assolutamente, è tutta un'altra roba. È tutta un'altra roba. È oltre. E lo dico con molta, molta onestà intellettuale, cioè mi piacerebbe che ci fosse qualcun altro che potesse superare l'Undertaker, ma non ci sarà. La butto lì. Pensiamo a un John Cena che è stato molto più tifato e amato da un pubblico, diciamo, giovane, non ha mai attecchito con quelli che erano un po' più grandi, mai. Tu Undertaker, cazzarola, quando smetteva di farti paura, diventava il tuo eroe. Ci sono cazzi. Questa è la verità assoluta. Mentre John Cena era il tuo eroe quando non capivi un cazzo e appena cominciavi a capire qualcosa lo odiavi a morte, sbagliando, perché io ho odiato John Cena nel modo più sbagliato e assurdo e stupido, e mi sto sul cazzo per aver detto delle cose su John Cena che non erano assolutamente da dire e non erano nemmeno da pensare. Però è vero, è innegabile il fatto che John Cena attecchisse fino a un certo punto, poi dopo no, che è il problema che aveva Roman Reigns e che adesso stanno provando a togliergli con questo nuovo stint da heel strano. Aspetta, comunque no, io stavo leggendo la chat e allora a parte che ecco, sei il nostro eroe, però il suo paragone era per dire che uno rimane a vita nel club, l'altro gira il mondo. Sì, da quel punto di vista magari regge anche. E adesso va, tra l'altro, ci comunica che con questa chiude, con quest'ultima donazione chiude, quindi stai, dai, un'imitazione di buonanotte. Sto imitando. L'ho fatto. Senti che non hai sentito. Ho fatto. Ah, okay. Appena arrivata la donazione ho proprio fatto... È stato... Buonanotte. No, ragazzi, facciamo un po' un discorso invece. Siamo arrivati a un punto in cui chi ci sta seguendo è pronto. Draco, tu ci dirai esattamente che cosa secondo te succederà domenica a Survivor Series. No, ma non te lo puoi, ma dobbiamo fare i pronostici per show. È un pronostico anche quello. No, adesso... Vedrai dell'altro, ma sappi che ti sto ascoltando. Domenica, io non vorrei dare credito al dottor Borsani quando dice che un certo maligno farà la sua apparizione, però se devo dare ascolto al mio lato insider, secondo me la WWE con Undertaker non ha proprio del tutto finito. Qualcosina magari è nell'aria, però fondamentalmente faccio il pronostico del cuore, tanto sabato ne riparliamo per forza di cose, ore 21:30, sempre qua su Twitch. Fondamentalmente mi auguro, spero, confido che Undertaker arrivi, faccia bel discorso. Ecco, vorrei continuare a vedere l'American Badass, ecco, ora che in qualche modo c'è stata una snaturata della figura del becchino, almeno vorrei continuare a vedere l'uomo Undertaker. Quindi quello è un bel discorso, molto sentimento, molta commozione, se me lo mettono alla fine dello show sono contentissimo, così vado a dormire felice, tutti a casa, buonanotte. E a WrestleMania l'anno prossimo Hall of Fame. Ciao. In realtà so che accadrà tutt'altro. Tu stai mentendo, perché in realtà tu stai dicendo che verrà attaccato molto probabilmente da The Fiend. Ragazzi,
è bucato Face ultimamente. Ma a caso, totalmente a caso. Non mi fate entrare per voi in questo discorso. No, stai dicendo una cazzata, stai dicendo una cazzata. No, WWE caso. È a caso, non esiste. Da quando? Da quando? From years and years and counting. No, sostanzialmente è possibile che venga attaccato da Bray Wyatt. Non è improbabile che venga attaccato da Bray Wyatt. Non penso che succederà nel modo in cui ci immaginiamo noi, però Vince McMahon ste puttanate le fa. E se invece li mette insieme? Provate a pensare. Undertaker nella Firefly Funhouse, però effettivamente sarebbe... No. Provate a pensare, però, perché all'epoca il papà di Bray Wyatt era in WWF con lui, era IRS, poteva anche esserci una relazione extraconiugale, nonostante abbia la stessa faccia, perché Bray Wyatt, se gli tagli la barba, ha la faccia del papà e mi fa una paura fottuta. E perché Bo Dallas no? Bo Dallas ha la faccia di Bray Wyatt quando aveva l'età di Bo Dallas, cioè incredibile. Infatti, Bo Dallas e Bray Wyatt da Husky Harris. L'hanno licenziato Bo Dallas a proposito? No, c'è. Figurati. Tra l'altro si parlava che fosse lui il personaggio misterioso di un ultimo takeover, invece era Ember Moon. Secondo te ci licenziano il figlio di Rotunda? Ma manco sotto tortura. No, Bo Dallas però è quello dei due figli che qualcosa in ring la sapeva anche fare, oltre al carisma. Sì. Bo Dallas era dei due fratelli, Bo Dallas era quello bravo. Bravo. Dottor Borsani, smetto di darle credito adesso, eh. Non ci siamo. No. Cioè. No, per me ha finito. Per me sul ring ha finito. Per davvero. Infatti anche queste cose di Bray Wyatt, secondo me non farà niente di... Poi magari no, sì, Bray Wyatt. Però secondo me ha finito. Io penso che ci sarà un vero tributo del tipo che il roster scende e lo tributano e poi il giorno dopo esplosione di Covid in WWE. Sono stronzi alla fine. Speravano di farlo, non tanto a WrestleMania, speravano sicuramente di farlo col pubblico. Per me ha detto che stavolta ha detto gente, no, io non ce la faccio ad aspettare, basta. Ciao, tanti saluti. Pazienza se non c'è il pubblico e ciao. No, sì, ma allora il fatto del pubblico tanto per Undertaker tanto è timido Mark, quindi non so, almeno non si fa vedere con la quello, quello veramente mica chiacchiere. Però il fatto del pubblico non regge neanche più con Undertaker come scusante in un certo senso, perché quando, e anche questa sempre la potete apprendere dalla Stride, documentario reperibile su WWE Network, in 5 bellissime parti c'è anche un'aggiunta, e vi dico di più, Undertaker è stato anche a WWE The Bump, quindi ulteriori aneddoti. Però sempre nel documentario Undertaker parla delle ultime apparizioni fatte al Madison Square Garden, di apparizioni particolari che lui ha fatto in Arabia, ha fatto in Australia, tutte cose che lui lo dice fondamentalmente sono state messe su per darmi altre occasioni, altri momenti in cui rendere ancora più iconica la carriera magari, e quella al Madison Square Garden soprattutto è stata un'apparizione per le persone, solamente per le persone. Lui si fa anche un giro all'interno del ring per assorbire, per sentire bene ancora quell'energia, quindi fondamentalmente lo possono fare adesso un momento di ritiro, perché lui anche si è preso quei momenti di tributo in posti dove tra l'altro non è che si è esibito chissà quanto, che dici cacchio il nome Undertaker, la realtà wrestling è solida, mi conoscono, no, in Arabia Saudita il wrestling è debolissimo, soprattutto appunto te lo so per dire, il caldissimo tifo dell'Arabia Saudita. No, ma in realtà è veramente caldo, lì sono veramente pazzi per Undertaker. Le prime file dove ci sono quelle file devono essere che ti fanno l'anticlima al massimo. Quelli pure se metti purtroppo
i tizi col cash in prima fila, che già col wrestling stone. Mi faccio una domanda, che io non ho seguito benissimo la promo di questo arrivo di Undertaker, ma per caso, for the first time ever, The Undertaker in the Thunderdome, no? Non l'hanno sponsorizzata come la prima volta di Undertaker al Thunderdome? No, in realtà no, sono, secondo me la stanno sponsorizzando veramente bene nel modo giusto. Massimo, non a caso ho detto che è l'unico punto di reale interesse delle series. Ragazzi, in realtà è esattamente questo il fatto, cioè basta che ci sia Undertaker, basta che questi 30 anni, io mi auguro che fra 10 anni arrivi Undertaker a dire: io 40 anni fa ho debuttato le Survivor Series, e lo auguro, e che in questi anni, in questo periodo che gli rimane bla 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 bla, attenzione perché c'è un follow nuovo grazie a Rob Gris 78. Grazie Rob, benvenuto nel mondo viola. Benvenuto nel nostro piccolo mondo viola. E quindi penso, mi immagino, credo, voglio che lui si faccia vedere di tanto in tanto in cose particolari. Dimmi Fabrizio. Se in questo magnifico anno debuttasse qualcuno e fra 30 anni lo festeggiamo, te lo sai, io e te fra 30 anni come siamo vecchi? Io penso fra 30... Penso, poi la butto lì così, penso fra 30 anni di essere ancora vivo, ma di non essere più su Twitch. Ma perché ci sarà un'altra piattaforma? MySpace, il nostro sogno. No, perché nel frattempo avremo portato il late night su almeno altre 3 piattaforme, quindi... No, fra 30 anni, scusami, se ha cambiato 3 piattaforme in 6 mesi, in 30 anni, giustamente, tu dici, no, in proporzione si andrà a crescere, giusto? Ma sì. Faremo noi un social che sarà late night, che si accenderà solo di venerdì e ci saremo solo noi così, in carta pecoriti, vecchi, smunti, tutto un po', capito? Brutti. Fabrizio, non ricominciare a ridere perché ho fatto mosse particolari, no, ma tutto no, non si sa mai. Allora, io direi che siamo quasi giunti alla conclusione, anzi direi che ormai ci siamo. Non abbiamo toccato minimamente tutta la carriera di Undertaker, non abbiamo parlato dei titoli, non abbiamo parlato, però vedete, senza parlare di tante cose ne abbiamo tirate fuori veramente. Non abbiamo parlato di Undertaker campione hardcore, che era praticamente il titolo 24/7 di adesso, cioè non abbiamo parlato di tante cose, però era veramente difficile, cioè. E tra l'altro fra 2 ore inizia Dynamite, io faccio la diretta perché ho paura degli spoiler, devo anche un attimo riposare. Sì, Dynamite sì, va visto, quasi quasi rimaniamo per fare la live fino a 50 secondi prima di Dynamite. Mamma mia, sarebbe terrificante. Vediamo cosa ci dice Rob Green. Mancano le storie del wrestling odierno perché erano nuove figure iconiche come Undertaker. È vero in parte. Noi abbiamo un po' fatto un excursus, uno dei punti chiave è stato forse dire che le storie sono state molto estemporanee anche per Undertaker. C'è un booking della WWE che è molto fissato su quel giorno lì cosa facciamo. Kane doveva durare un mese, doveva arrivare, fare un pay per view, andare fuori dai coglioni, tanto per intenderci, quasi quasi ancora lì. Beh, non è lì solamente perché ora è sindaco, quindi cioè, aspetta che passa sto mandato. È il sindaco della WWE. No, Draco, io penso che anche lui abbia ormai, a parte che ha rovinato tutto nel tempo a livello di gimmick di personaggio, penso che ormai possa far parte soltanto di quella sfera, di quelli che arrivano quella data lì, fanno quella cosa lì, poi vanno fuori. Cioè, no, vabbè, ma ritornerà semplicemente per stare backstage a far da supporto a gente, cioè come ha fatto anche nell'ultimo periodo. Io, ecco, l'unica cosa che veramente non so è come riuscire a far inserire Undertaker a livello di backstage eventualmente oggi. Non so che mano possa dare alla WWE. Non in senso negativo lo dico, o comunque non in senso totalmente negativo, però è un personaggio particolare, rischi veramente di creare dislivelli impressionanti tra quello che c'è fuori e quello che c'è dietro, veramente è difficile. Non dimentichiamoci che sono stati personaggi nel backstage per anni che fuori non erano esattamente quella cosa lì, per quanto fossero iconici, quello che volete voi, però un Sergeant Slaughter non è mai stato
in WWF, capito? Sto fenomeno, ha fatto il suo stint da campione, l'eroe americano, poi tradisce per mettersi insieme. Insomma, ci sono state tante vicissitudini, però non è stato proprio centralissimo nel mondo della WWF. Quindi, personaggi che non hanno avuto il peso di Undertaker. Undertaker fai veramente, veramente fatica a fargli fare qualsiasi cosa. Qui Mattia dice come allenatore, no, non è male. Un computer, tra l'altro. Un computer. Il computer, sì. Fai veramente no, fatica. Allora, secondo me dipende una persona da che tipo di rapporto ha con le nuove figure che ci sono nel backstage, tipo proprio a livello di atleti e quant'altro. Dipende da che rapporto hai, perché se hai un rapporto buono, disteso e quant'altro, puoi fare veramente qualsiasi cosa, secondo me. Io tra l'altro Undertaker non lo vedo come uno di quelli Io sono della convinzione che vada a fare il pensionato in pace. Anch'io. Che oddio, non sarebbe male per uno che è stato per 30 anni. Michel McCool, figli, i soldi ce li ha, non è un problema. Ogni tanto lo chiameranno, va a fare qualche presenza. No, allora, adesso ve la butto lì così a cazzo di cane. Però lui è veramente amico di Vince McMahon, come dicevi anche tu giustamente, Draco. Cioè, arriva nella WrestleMania in cui non lotta, fa diciamo la sorpresona a Vince, che smette di fare quello che sta facendo per dare udienza e ridere e giocarsela con Undertaker, che quella volta gli dice anche ma non mi hai fatto fare gli autografi. Deve stare attento adesso alle sorprese Vince, gli anni spavento è un attimo, è un attimo. Sta di fatto che per esempio quella cosa lì mi fa immaginare che gli inarrivabili come Triple H, che non dimentichiamocelo è uno degli inarrivabili anche ad NXT, non pensate che la gente di NXT possa dire ehi triplo, birrettina stasera? It doesn't work like that. No. Io mi immagino invece un Undertaker, per come l'ho visto, e per la disponibilità e per la fiducia e l'amore che hanno tutti nel backstage verso di lui, perché dentro della stride si vede e traspare, io non me lo immagino lui nel backstage con uno stronzo come Seth Rollins, aziendalista di merda, che arriva e comincia a leccargli il culo per diventare suo amico, per farsi fare dei favori, che Vince, cioè io non me lo immagino lui che viene... Stai dimenticando una cosa, che Undertaker, tutti quei personaggi là, li ha già visti. Per un Seth Rollins che c'è adesso, lui ne ha visti una decina. Tra l'altro lui ha avuto a che fare con Shawn Michaels, che a livello esponenziale ha 10 Seth Rollins fusi insieme con Ipotara, praticamente. Cioè, io quindi, secondo me non attaccano quelle cose con lui. Io vorrei veramente che le persone si ricordassero quello che è stato Shawn Michaels a un certo punto per il mondo degli wrestling. Quando doveva affrontare il British Bulldog, le grandi parole nei confronti del British Bulldog e del suo titolo, grande rispetto proprio. Una merda. Sì, no. E quindi no, secondo me non è così appunto la, no, quello che da ritirato continuava a prendere lo stipendio perché minacciava di andarsene in WCW. No. In realtà pare che non visto che sua moglie così. Visto che sua moglie era al Nitro Girl e tutti i lunedì era lì a trovare i suoi amici che Nash e Hall. Non so di chi state parlando. Dai, noi non sappiamo se è il COVID ora. Infatti, tra l'altro lo scopro venerdì. Venerdì sera late night comincia a svela il tuo tampone. No, devo bene, fare rapido per il lavoro, non vi state ad allarmare tutti che vi vedo già preoccupati, no, le email Fabrizio, che mi state mandando. Fabrizio, diciamoci la verità. O sei il miglior asintomatico della storia, o con tutte le live che hai fatto in questo periodo si sarebbero accorti se tu avevi qualcosa, ma qualsiasi cosa, cioè anche una caccola. No, gente, è a lavoro, ci hanno chiesto che dobbiamo fare i rapidi per far vedere ai pazienti che noi non abbiamo il Covid. Allora tu ti sei messo a massaggiare velocemente, non avevi capito che erano i rapidi? Esatto. Tutto d'un tratto. Massaggio di un'ora, un quarto d'ora. Signora, lei sta benissimo. Vada fuori dai conti. No. Stando Dio. Allora, facciamo il momento marchettaro. Non l'ho ancora fatto oggi, quindi è il momento di farlo. Continuate a seguire le nostre live. Ci sono un sacco di momenti in cui trovarci qua. Cominciamo
preparatevi, perché in realtà Draco ti sente già pronto e carico, perché la prima cosa la dovrà dire lui, scioccando le dita, cioè. La prima cosa la diciamo noi: domani pomeriggio ore 14 registriamo live il podcast, che poi sarà disponibile su YouTube e su Spreaker e su Spotify e cazze mazzi da venerdì mattina, quindi c'è solo l'occasione per vederlo live, altrimenti bisogna aspettare poi venerdì. Ed è una live disponibile ancora a tutti, per il momento sarà così, probabilmente tra un mese e mezzo sarà disponibile solo agli abbonati. Anche qui ne parleremo. Quindi saremo in live io e Fabrizio, dopo aver visto Dynamite, domani alle 2 del pomeriggio cominciamo e ne parliamo. Domani sera invece alle 21.30, Draco, ci sarai tu, e quindi spiega un attimo tu com'è la situazione. Spiego dicendo che già mi sbagli, perché c'è innanzitutto domani pomeriggio, ore 18, c'è un piccolo prequel di quello che sarà il late night di venerdì, sempre alle 21.30 qui su Twitch, ospiteremo Tsunami, wrestler italiano di casa ICW, ma non solo, e parleremo appunto di AEW, però faremo appunto un piccolo prequel sul Wrestling Unico Amore su Instagram, una diretta così appunto molto tranquilla, e parleremo un po' del perché un attimo Tsunami si è così appassionato anche di AEW, perché la segue dalla sua ottica anche di wrestler abbastanza navigato. Domani sera invece appunto saremo qui invece sul lato viola del ring, ci sarò io, ci sarà Fabrizio ancora per quest'altra settimana con me, e anche il Phenomenal Antonio di Wrestling Unico Amore, e nel Purple Rain faremo un attimo il punto della situazione sulle notizie diciamo più concrete e più succose della settimana, sempre a 360 gradi per quanto riguarda il wrestling. Quindi parleremo anche di NJPW, a Impact, che ha appena fatto una puntata speciale settimana scorsa, quindi appunto non solo WWE e AEW, ma un focus generale preciso, perché magari chi arriva, chi passa, si aspetta di sentire determinate cose, determinate voci. Noi abbiamo da sempre avuto, come Wrestling Unico Amore, una politica scrupolosa su cosa è una notizia, e non una chiacchiera, e non un rumor, e non una cosa venuta ex novo dalla mente di qualcuno che teorizza, ma la notizia, quella basata su un fatto leggermente più concreto. Poi ogni tanto magari faremo l'angolo rumor, però una cosa molto, molto easy. Quindi appunto domani sera, 21.30, qui, Purple Rain. È uno dei motivi, tra l'altro, quello di trattare le news in un certo modo, per cui ci state così simpatici fin dal giorno 1. Io e Fabrizio queste cose le abbiamo sempre notate. Fabrizio, poi tu ci sei venerdì, ma aspetta che devo formularla bene per introdurti. Ci sarai tu venerdì sera alle 21? No, si parlava di notizie scritte a cazzo di canno, magari quei punti interrogativi. Fabrizio, parlaci di venerdì sera. Ma allora, venerdì sera ci sarà il Friday Late Night Show. Io devo fare il presentatore, mi faccio aiutare da Draco. Poi da questa settimana e per tutte le settimane, quando ne avrà voglia, avremo sempre anche Leonardo a partecipare. Ciao Leonardo, ti letto, salutiamo. Adesso hai letto. Hai già letto, assolutamente. E però sta settimana come ospite c'è Tsunami, e quindi non sappiamo quanto durerà la puntata, non sappiamo nemmeno cosa gli chiediamo, cosa ci chiederà lui, perché tanto sarà il solito late night, però con Tsunami in più, quindi cioè, dovrebbe essere... Cioè, lui ormai se l'aspetta già com'è, eccetera, però scherzi a parte. Siamo capaci di superare anche la durata di questa live, ne siamo capacissimi. No, assolutamente, ma soprattutto parleremo un pochettino più di Dark, che almeno lui ce lo racconterà dal punto di vista di un lottatore, poi magari ce lo racconterà invece dal punto di vista di uno che lo segue, basta, perché ci sta anche quello, ci mancherebbe ancora. E poi però ovviamente è sempre late night, quindi... non sarà una vera e propria intervista, un'intervista, un po' cazzeggio, un po' intervista, e quindi si fa. Assolutamente sì, mentre sabato ci sarà Draco insieme a qualcun altro di Wrestling Unico Amore, se non sbaglio sempre Antonio. Sì, vedremo, noi siamo l'imprevisto, può succedere di tutto, però sì, in teoria sì, sempre Phenomenal, ma non solo. Ci sarà anche il dottor Borsani a coadiuvarvi, un po' a darvi una mano
nella preview, diciamo, più che il pre-show di questo prossimo pay-per-view della WWE, che insomma è assolutamente alle porte. Domenica non facciamo un cazzo. Come da tradizione cristiana, che io detesto, tra l'altro, domenica è il giorno del riposo. Guarda, abbiamo parlato di Undertaker tutto il tempo, penso che le blasfemie che abbiamo tirato fuori senza volere ci abbiano... Abbiamo parlato di Undertaker che crocefigge gente, credo che si sia rivoltata gente in Vaticano. Che sappiamo benissimo che gente come noi passa davanti alle chiese e cominciano a bollire le acque sante. Io passo davanti alle chiese solo perché sono dei Pokestop di solito, delle palestre, chi è immerso nel gaming capirà. Assolutamente. Quindi, poi lunedì torniamo invece, ci sarà il dottor Borsani con un ospite d'eccezione per fare un po' il punto, diciamo, il post Survivor Series, che sicuramente sarà stato importante. Questo ospite d'eccezione vorrei annunciarlo in un modo diverso, più pomposo, più, diciamo, perché comunque è una personalità forte, importante, e sicuramente un grande esperto, conoscitore di tutto il wrestling mondiale, sono io. E quindi ci sarò io lunedì insieme al dottor Borsani. Non so un cazzo, non guardo la WWE bene da qualche mese, ma sto recuperando proprio in questo periodo un po' di puntate giusto per dare una mano in quello che posso, cercando di togliere un po' di bias che ho nei confronti della WWE, ma davvero cercherò di dare il massimo per fare una cosa che mi è difficile di base e non pensavo di dover fare, cioè di parlare della WWE attuale. Il Survivor Series parlerà del team Hogan contro il team di Biase. Assolutamente, molto probabile, quindi così. E tra l'altro forse, ci ricorda anche in chat il dottor Borsani, forse avremo un altro ospite, o meglio ce l'avrà lui, perché io sono così. E sarà l'ultima settimana, perché poi avremo un co-conduttore insieme al dottor Borsani. Bisogna fare così. Dovete capire che quando ci vedete in alto a sinistra siamo i presentatori, così almeno capiscono quando presentiamo, almeno quando siamo in alto a sinistra siamo i presentatori, e tutte le altre parti dello schermo invece no, o ci aiutiamo, cose. Esatto. E non solo, Fabi, ricorda che chi è in alto a sinistra fa depensaggio. Perché chi è in alto a sinistra fa molto depensaggio, quindi... Vabbè. Sempre grandi commenti, va bene. No, sì, sicuramente. No, stavo dicendo che... no, scusa Fabrizio. E ne vado nella famosa live effettivamente era così la situazione. Va bene, no. Un giorno scriveremo i resoconti. Martedì sera invece, bastardi di merda, fatemi finire, porca troia, non ce la faccio più. Martedì sera invece, l'ultimo appuntamento. Vabbè, invece di dire tutta la settimana, vai a dire anche martedì. Ti ammazzo. Ti stai rendendo conto che dovevi finire a domenica, invece sei partito a martedì. Ti muto. Allora, dicevo... No, dai, Fabrizio, su, porca merenda. Allora, sta urlando. No. Allora, martedì, no, chiudo perché siamo a mercoledì, arriviamo fino a martedì, che cazzo. Martedì invece ci sarà La Taverna del Wrestling Italiano, il programma assolutamente più pazzo di tutti, perché beviamo anche. Quindi chi volesse abbonarsi quel giorno non deve fare altro che arrivare qua, sganciare un abbonamento e vederci bere della birra. Chi non conosce il format, martedì ve lo spieghiamo, no problem. Avremo un ospite speciale, Luca De Pazzi, detto Paxo. Ragazzi, più di così. Non sappiamo cosa fare, vi portiamo ospiti, vi abbiamo portato Johnny e il Puto Puttini. Insomma, avremo un sacco di gente in giro. Ieri è stata molto lunga, più lunga di questa, che termina praticamente qui. Grazie mille, Draco, per aver partecipato, per aver proposto e per essere stato così, insomma, esaustivo anche in tutte le tue... in tutti i tuoi interventi. Grazie Stefano, grazie a voi per aver accolto la proposta anche con molta celerità. Io in realtà non me l'aspettavo, mi aspettavo un attimo di dibattito, sì, vediamo, no, in realtà molta celerità, quindi grande, grazie ragazzi e grazie a tutti quelli che sono passati, davvero grazie mille, e almeno con me ci rivediamo poi domani. Grazie anche a Fabrizio, che domani si fa la double, quindi se non ho capito male pure la sera, quindi pomeriggio e sera. Ma tu eri quello, no, ma io Twitch non lo so, vediamo.
dai Fabrizio facciamo Twitch, vabbè dai facciamo Twitch, sei sempre qua, ormai stai diventando Viola, cioè... abbiamo gli occhi a forma di live, assolutamente, non sto più capendo niente ormai. Però grazie per aver partecipato con la tua memoria, che comunque è su quelle cose lì, come tutti gli anziani, è importante. È no, perché quelle, delle cose passate ti ricordi molto bene, sono le cose le ultime che... Sì, no. Per tutto cosa hai detto? Non lo so. Davvero, apri, vedi che ce l'aveva col tuo cane. Sì, grazie di cuore a tutti, io devo scusarmi perché all'ora è 20, perché è arrivato dopo... recuperatevi il momento, sono impazzito, sono esploso, sono stato via quasi 10 minuti, ero qua ma non riuscivo a rientrare perché stavo ridendo come un deficiente. Pessimo. Per colpa di Fabrizio. Come? E basta. No, direi che ci dobbiamo congedare così, prima che io ritorno nell'imbarazzo totale, e ci riaggiorniamo domani. No, ci riaggiorniamo per un sacco di cose, ci saranno altri speciali il mercoledì, ma lasciateci del tempo, già ne abbiamo in mente uno ma non vi posso dire niente, anche perché gli altri due non lo sanno e glielo dico ricchi ora, attacchi per... e quindi, ricchi ragazzi... attacchi no ciao a tutti, buonanotte, ciao. Bye bye bye, thank you very much, ciao.